Dai, non così terribile il ritardo. E stavo guardando perché hanno fatto uscire ufficiali l'abilità di Omega Revenant. maggiore Apex Quindi stasera potrei sempre far a vedere. Non mezzanotte. Guardi so la se l'hanno Juve, fatte carta di vedere solo identità, su carta di Insta o se credito, becco il video data su di nascita, YouTube. tessera sanitaria. Quindi un secondo che provo a far. Ciao! Bella! Ciao, Guara, ciao Matte. Allora, un secondo. Vediamo se riesco a beccare sta roba. Fai vedere l'abilità. È quello che sto cercando di fare. Ciao Bimbo Gianni, grazie per la sub. Premi il link per entrare nel gruppo Telegram. Vado giorno ogni live alle 21:10. Sì, alle 21:15. Dove cazzo sta il post di Apex? Un attimo. Me lo son perso. Hanno fatto il post. C'era il post. Esatto, eccolo qua, questo. Un secondo, che ora lo metto a schermo. Purtroppo mi tocca farlo vedere su Insta. Mi tocca farlo vedere su Insta perché non riesco a trovarlo da. Non penso che ci sia in versione orizzontale su YouTube. Immagina non ringraziare quale. Grazie Matti, grazie per la sub. Grazie Edo per la risub. Omega maggiore Apex, stasera sempre a mezzanotte, certo. Guardo la Juve, certo. Carta d'identità ce l'ho, sì, di credito anche. Data di nascita 21 dicembre 99. Tessera sanitaria, sì. Grazie. Grazie Matti per la sub. Premi nel link per entrare nel gruppo Telegram. Leggi l'ultimo messaggio e dimmi se ti ricordi. Ah, se concordi. 2 secondi. E cos'è questo invece? No, ma perché non mi compare? Mamma mia! Pandiz! Grazie Pandiz per la donazione! Pandiz con questo si è comprato il posto per questa sera. Posto fisso, pieno, godo. Quindi c'è Pandiz e poi un altro. Vediamo chi sarà. Penso G-Shadow, se no vediamo se Davidotti. Però Pandiz c'è, grazie. I soldi possono comprare tutto, io mi vendo facilmente a 10 euro, mi vendo assolutamente. C'è su Twitter? Sì, no, ma c'è su Insta, lo faccio vedere da Insta. Allora, no, aspetta, mi sembra tutto troppo zoomato, vero? Sì. Oddio. Aspetta che sto diventando rincoglionito e l'ho detto che mi devo co comprare il terzo monitor. Questo è il prossimo acquisto, il terzo monitor. Stasera guardo Juve. Io la guardo. No, aspetta! 10.000 like precisi? Oddio. Ah no, 10.000 commenti. Sì, 10.000 like precisi. Non metterò like per non rovinare. Si sente, ok? Si sente, sì. Hey guys, for the first time ever, Respawn is completely reworking a character. This new Revenant looks insane. La Hi, I'm Evan tattica Fidel. I'm sembra a game designer tanta roba, on la tattica Apex, sembra working molto on figa. the new Revenant rework. I think Guardalo, he's definitely dimmi. going to be a fun new character that everyone that can kind of play. Like I see a lot of movement techies, gonna get really excited to play him. Revenant is a whole new kit. Revenant's passive. We're calling it Assassin's Instinct. La We passiva è wanted to rimasta, ma kind of l'hanno keep the strapotenziata. faster crouch L'ho speed già and the visto wall il video. climb Cioè, from adesso praticamente before it's puoi kind of an climbare iconic anche part of his little kit. So in his wall climb has orizzontale, been diciamo. improved to give him more Puoi horizontal climbare anche movements. in Also able to orizzontale. see Poi il nearby fatto del enemies crouch, that are della low on velocità, da health, qua and faccia improving against them sempre. while E in himself. più c'è So questa roba mark che the quando i enemy's nemici position sono for his sotto il team, which 45, then he sotto can use 45 HP, his brand li new vedi tactical attraverso i shadow muri. counts for. Tu Shadow li vedi counts allows him to sempre, unleash anche se a sono lasciati powerful one leap shot da forward altri. that lets him close Mentre the se gap tu between him colpisci and il his nemico prey, che è one shot, lo he can fai use vedere to anche ai reach tuoi height on a compagni. wall Questo to quickly invece è il dash transition orizzontale, into diciamo, che in improved wall verità non è climbing, solamente or just improved orizzontale, position for a cioè lo puoi better fare anche angle, verso l'alto. and you can hold the tactical Questo è il lead dash, targets che è immediately farther. l'abilità tattica. Revenant's new ultimate is Dovrebbe called avere due Four cariche, se non Shadows, which sbaglio. creates a shroud Mentre of l'abilità shadows ultimate around è him quella that che ho protects him capito from di direct meno. incoming damage, which includes things like melee, bullets, and explosives, but not radius or Cioè non AoE effects ho. like the ring, fire, or Non caustic ho capito gas. The bene, ha tipo una shroud corazza increases aggiuntiva. Revenant's upper body hitbox, Dovrebbe making him essere. easier target to hit when L'ultimate è trailing tipo che down ti on you, but if dà. you È break tipo the che ti dà una shadows, they corazza will start to armatura. re slowly Una recharge over time, corazza. Una and damaging corazza Revenant aggiuntiva while they are recharging will tipo. briefly pause the Tipo lo regen. scudo arma di Revenant is Gibraltar, ma è vulnerable su when his tutto il shields are corpo e down, man mano che taking fai normal shield kill and health damage, but si if he ricarica, manages diciamo. to secure a knock, it will Non, bring back questa the cosa non l'ho shadows capita. Sì, immediately, 75 mi extend the sembra. duration of his ultimate up 75 to di a scudo maximum of his extra. starting time. Knocks while in your Praticamente. ultimate will also reset your tactical charge, allowing you to keep up the Oh my fight God. No, no, even aspetta, if the aspetta. AoE tries to escape. Ma cazzo, non posso tornare Un indietro, anno di grazie coma. Fede. Grazie per la resub. Non è un anno e un mese. Madonna, no, 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 ma la corazza è solo per lui. La corazza è solo per lui. Però, mannaggia, grazie Pandiz, 1,04 euro. Ciao. Che bel numero. E mannaggia il cazzo, l'hanno ripostato su Twitter?
L'hanno repostato su Twitter Play Apex. Perché cioè, oddio, no, aspetta. Ah no, ma l'hanno messo su... No, non l'hanno messo su YouTube. Che palle, perché su... Cioè, su Instagram non posso andare avanti e indietro nel video, mannaggia al cazzo. No, ma su Twitter non l'hanno repostato. Vabbè. I see that there is some potential, for sure. C'è anche su Facebook. An 75 HP. Grazie, G Shadow per i bit! It's like, I showed up an extra blue armor on top of, let's say you had a red armor... having ma che roba! Your on that could be just... Grazie G-Shadow! Va bene, grazie papà di G-Shadow che ha comprato il posto a G-Shadow per stasera. Sì, Revenant diventa skirmisher. Crazy, so I see a lot of... Cioè l'ultimate praticamente ti dà 75 di scudo extra. Tipo con 225 di red arrivi a 300 di scudo. Like potential in his kit and I'm excited to see him in action. This rework is sick. Che roba! Revenant will be free for all of you guys to try out this season. Hey guys, c'è l'ultimate, vediamo se qua lo spiega qualcuno. Reworking a character. This new Revenant. Ah, però sei insane. Più facile da colpire, ok. Praticamente quando tu fai l'ultimate ti compaiono in teoria tutte le ombre attorno. Quindi hai più vita, ma sei più facile da colpire. E lo scudo si ricarica al 100% ogni capo. Sì, esatto, hai hitbox più grande, sì. Quando fai l'ultimate ti compaiono le ombre attorno, hai l'hitbox più grande, però hai 75 di vita extra. È molto forte, vita che si ricarica quando fai un knock. Hi, I'm Evan Fennell, I'm a game designer. Vabbè, per la passiva Apex, non c'è tanto, cioè la passiva è quella di prima, potenziata, nel senso che puoi climbare anche in orizzontale adesso. Più la roba della vita, che è molto molto figa. In teoria tu vedi sempre quelli che hanno meno di 45 di vita, e in più se tu li colpisci li fai vedere a tutto il team. Questo sembra fighissimo, vedi, ora ti puoi climbare anche in orizzontale, diciamo. Mentre prima se climbavi in orizzontale ti faceva cadere, non potevi climbare in orizzontale. La passiva dell'accovacciamento c'è sempre, e in più c'è questa cosa qua, vedi, appena scende sotto 45 lo vedi attraverso le pareti, attraverso i muri, e in più se tu lo colpisci lo vede tutto il team. Questa è la tattica, che è praticamente un dash unidirezionale. Dicono che abbia più o meno la stessa distanza della giampa di Oppen, hanno detto, ma non mi sembra molto più corta, però madonna, fai dei bei lanci, in più dovrebbe avere due tagli in teoria. Mentre questa appunto è l'ultimate, ti si crea l'ammasso di ombra addosso. Sarebbe stato figo vederlo anche in terza persona, però vedi quando ti dà 75 di scudo extra e quando fai un knock ti si ricarica lo scudo a 75. And damaging Revenant while they are grazie a colui che fai da per i beat. Revenant is vulnerable. È vero, 201, down, uno in più di G-Shadow. Grazie G-Shadow, che supera colui che fai da Arato. Ma 45 mi sa, non 50 di HP. O almeno io avevo sentito 45. Forse ho sentito male io. I see that there is some potential, for sure. Like having an extra 75 HP is huge, you know. A 40? Like, 40? 40, hey guys, 45, 50. Completely reworking. Grazie a quelli che feda. Vediamo allora. Hi, I'm Evan Fennell. I'm a game designer. Cazzo, c'erano anche i sottotitoli, Apex, insomma. On the new Revenant rework. I think he's definitely going to be a fun new character that everyone that can kind of 246 play. A 245, non ho tenuto il conto you know, io. Really excited to play him. Revenant is a whole new character. Vero, Revenant's sì. Passive, we're calling it Assassin's Instinct. We wanted to kind of keep the faster crouch speed. Dovrebbe essere all'inizio. From before, it's kind of an iconic part of his old kit. So his wall climb has been improved to give him more horizontal movement. He's also able to see nearby enemies that are low on health, and if Revenant gets them low himself, he'll mark that enemy's position for his team. Which then he can use the his brand new tactical shadow pounce for. Ma non l'hanno detto quanti HP devono avere. Io avevo sentito 45, non so da dove è uscito. Penso 40-45, una cosa simile comunque. 40-45, 50 HP. Or to simply reposition for a better angle. 50 HP sono ok. E allora lui li vede sempre. Se invece è stato lui a mandarli sotto il 50 di vita, li vede tutto il team. Charge it to leap even farther.
Revenant's new ultimate is called Forge Shadows, which creates a shroud of shadows around him that protects him from direct incoming damage, which includes things like melee, bullets, and explosives. But ah, not, e si vede effettivamente la tattica ha due cariche. Questa cosa si vede? Se la tattica ha due cariche? Hey guys, for the first time ever, respawn is 45 HP era nel leak. Ah, ok, this forse allora Revenant mi ricordavo da quella roba là. Hi, I'm Evan Snell. I'm a game designer on e allora Apex, 50. Working on the new Revenant rework. I think he's definitely going to be a fun new character that. Ah, solo una tattica, un solo dash, non ha due cariche. Techies, you know, gonna get really però non ha. Non si è visto il cooldown? Non si è visto? Aspetta. In teoria si dovrebbe vedere, forse. Kind of keep the faster si vede il cooldown in teoria, perché c'è la cooldown in basso a sinistra. Aspetta. 25 secondi dovrebbe essere il. Dovrebbe essere il cooldown della tattica. No, 12, 25 in teoria. Si vede qua il cooldown. La Q qua in basso a sinistra. Ma qua non gli ha tolto la carica. E qua è 25 secondi. Sì, sono 25 secondi. No, no, qua è 25. Qua è 25. Grazie, Sardi. Grazie per i bit. 245. Pareggia G-Shadow. No, allora dovrebbero essere 25 secondi. The improved wall climbing. Or to simply reposition for a better angle, and you can. Ma non è che. To charge it to leap even farther. Cioè, guarda, qua non si è scaricata la tattica, però. Non è che c'ha due cariche veramente. Ultimate is called Forge Shadows, which creates a quando fa vedere la ulti sono 12. Forse quando vai in Ultimate ti dimezza il cooldown della tattica. Potrebbe essere. Magari quando vai in Ultimate ti dimezza il cooldown della tattica, anzi penso che sarà così like a questo punto. No, l'unico dubbio è che prima tipo usava la tattica like e tra l'altro quando fai una kill in Ultimate ti resetta il cooldown della tattica, te la restituisci in automatico. Quando fai la kill durante la ulti. Con l'Ultimate si annulla il cooldown. E con l'Ultimate, cioè quando fai kill in alti si annulla il cooldown. E in generale in alti c'hai 12 di cooldown invece di 24. Ring, fire, or grazie G-Shadow, grazie quello che feida. Upper body hitbox, making him an easier target to hit when he's barreling down on you. But if you break his shadows, no, l'unica cosa è che cioè all'inizio aveva fatto vedere. Hey guys, for the first time ever, respawn is però non si vede il numero 2 delle cariche. Ok, this tipo l'hanno tagliato nel rendere il video, diciamo, verticale. Si sono dimenticati di mettere il counter. Però hi, buono, I'm non so. Finale. I'm a game designer on Apex. Perché all'inizio si vede che usa la tattica, ma non va in cooldown. Character that quindi magari ha veramente kind of due cariche, like, I see a lot of movement techies, però con due cariche sarebbe esagerato. Really to play him. Revenant is a whole new kit. Revenant's che duvale dover guardarmi ogni volta minchia l'intervistina all'inizio, mannaggia il cazzo che non posso skippare. Grazie mille Sardi, guarda che c'è il video orizzontale davvero, dove? Su YouTube. Horizontal movement. He's also able to see nearby enemies that are low on health, and if Revenant gets them low himself, he'll mark. Ma non ha 12 di cooldown, ha 24 di cooldown, ma in Ultimate. Grazie Pink. Grazie per i bit. Shadow Pounce e ha 24 di cooldown, ma in ulti diventano 12. He can use to reach height on a wall to quickly transition into. 24 e diventano 12. Or to simply reposition for a better. Grazie G-Shadow per i bit. Sul profilo di Apex, ma qua c'è solo in verticale. Sul profilo su YouTube è in orizzontale. Bitfight, no, ha già visto. Hey Sardi sta in vantaggio di un casino. Is completely reworking a character. This new Revenant looks insane. Hi, I'm Evan Fennell. I'm a game designer on Apex, working on the veloce recap Revenant dell'abilità rework. Per chi non le ha viste. Io l'ho visto orizzontale su Twitter, ma è su Twitter, da me non c'è. Grazie quello che fai da. E su Twitter io in orizzontale non lo vedo. Aspetta. Cioè, questo non è. Ah, è questo? Ah, eccolo qua, godo. Oddio, aspetta, fammi vedere. Ma in teoria sì, dovrebbe migliorare la qualità dopo. Vedi che la prima volta che la usa non gli va via il cooldown qua. Vabbè, potrebbe essere che sia solamente una cosa del. Hi, I'm Evan Fennell. I'm a game designer. Solamente una cosa del video qua. New Revenant rework. I think he's definitely going to be a fun new character that.
L'unica cosa che non capisco è quando usi la tattica Luis Brilucci, che è invulnerabile durante quel lasso di tempo. Oddio, ma tipo mentre vola nella tattica penso di sì, perché diventa invisibile praticamente, scusami. Vediamo. Cioè quando tu fai la tattica, vediamo. No, non lo so, penso che ti possano colpire sempre, perché non è che diventa proprio invisibile. Ma infatti sì, sarebbe stato figo vederlo in terza persona, ma pure la ulti sarebbe stata figa in terza persona. Però vabbè, bella Black, grazie Sardi. To see nearby enemies that are low on health, and if Revenant... Qua sarebbe da fare, aspetta, da fare il conto. Ha iniziato a vederlo che lui stava a 1163 danni also... e prima stava a 1032, quindi gli ha fatto aspetta, allora 52 l'ha craccato, gli ha fatto 48 di vita qua gets... e poi dopo un'altra hit è sceso, sì, dovrebbe essere sotto i 50 himself. Sono quattro persone in poligono, è vero! Però non penso, o che permetteranno magari di fare poligono tipo due squadre insieme, tipo 3 più 3, perché la lobby immagino resterà comunque da 3, quindi non penso che si potrà entrare in quattro amici nel poligono. Però magari permettere di mettere due squadre insieme nel poligono. Il cooldown della tattica è 24. Quando vai in ulti si dimezza. Però il fatto è che vedi, qua tipo non gli ha dato il cooldown. Qua fa la tattica e non gli va in cooldown l'abilità. O che veramente c'ha tipo due cariche. Però mi sembra strano. Oppure semplicemente tipo in sta versione di prova gli avevano annullato il cooldown. Però poi qua quando vai in ulti il cooldown compare ed è di 12 secondi, perché a quanto pare la ulti ti dimezza il cooldown. Ah, tra l'altro qua si vede. Ah, e una cosa è, quando lui è in ulti e ha l'hitbox più grande, cioè l'hitbox più grande vale solo per lo scudo aggiuntivo o vale per anche la sua vita normale? Cioè, una volta che gli ha rotto lo scudo, l'hitbox gli torna normale, diciamo, oppure ha l'hitbox ingrandita per tutta l'ultimate, anche se già ti hanno rotto lo scudo? Solo per lo scudo. Vabbè, allora è molto... Ah, eccolo qua! Qua si vede in terza persona? È questa roba qua? Figo! Ok, qua si vede in terza persona. Ma sti cazzi, non è così grande l'hitbox, eh? Cioè, sti grandi cazzi, sinceramente, sì, è questo fatto qua che sia più grosso te lo rende più facile da colpire, però è comunque, cioè, 75 di vita in più. Col fatto che ha l'hitbox grande magari li puoi considerare come 50 effettivi e non 75, perché è molto facile da buttare giù, però, cioè, comunque è molto forte. Contando poi che a ogni kill che fai si ricarica. Ogni kill che fai si ricarica, figo. Sembra molto forte. Cioè, minchia, con scudo red ti pusha con 300 HP. Cioè, ti pusha con 300 HP vuol dire che se sei con un'arma normale, tipo con un carro, un 99, è molto difficile che lo one clip, tipo tendente all'impossibile. Anche perché poi, dopo che gli rompi lo scudo extra, l'hitbox gli diventa normale. Boia! And damaging Revenant while they are recharging will briefly pause the regen. Revenant is vulnerable when his shields are down, taking normal shield and health damage, but if he manages to... Che figata! It will bring back his shadows immediately and extend... Minchia, ti pusha Revenant e tu hai la Wingman... Ci riesci a pelo, tipo. 9 colpi di Wingman, 45 per 9. Cioè, ce la fai, cioè ne devi tipo missare al massimo... Devi missare tipo al massimo 2 colpi. Se missi al massimo 2 colpi di Wingman ce la fai. Con caricatore viola. Se tipo hai caricatore bianco-blu non lo puoi uccidere neanche senza missare nemmeno un hit. A meno che non becchi qualche HS. I see that there is some potential. Porco cazzo. Like having an extra 75 HP is huge. Molto figo. Cioè la ulti sembra completamente rotta. La ulti sembra completamente broken. La ulti sembra completamente broken. La tattica sembra molto divertente. Cioè, molto buono che gli abbiano dato la tattica di movement, sicuramente, rispetto al silenzio. Quantomeno, oltre a essere più forte, sarà anche molto più...
molto più divertente da giocare. La passiva gliel'hanno semplicemente migliorata e gli hanno dato anche una cosa extra, cioè hanno tenuto la passiva di prima, in più si arrampica anche in orizzontale e in più ha pure il fatto di vedere la gente che ha poca vita e li fa vedere anche a tutto il team se la vita gliel'hai abbassata tu. Molto bello. The shroud increases Revenant's upper body hitbox, making him an easier target to hit when he's barreling down on you. Porco cazzo. They will start to slowly recharge over time. Che robetta. While they are recharging, will briefly pause the recharge. Molto forte. Is vulnerable when his shields are down, taking normal shield and health damage. Meta non so. Cioè, più che altro, vabbè, è una leggenda abbastanza solitaria. Cioè, è molto forte. Ma che roba è il dash, però, Madonna. Cioè, è molto forte singolarmente. Poi, secondo me, è tipo nelle ranked e tutto il resto si gioca lo stesso, perché sti cazzi che non abilita per il team. Se non abilita per il team... Ma le abilità per se stesso e devasti è comunque utile per il team. Verrà usato in pub se per poco? No, per poco non penso. Per poco non penso. Già col fatto che già il fatto della tattica, il dash, lo renderà stradivertente da giocare. Cioè, le leggende di mobilità vengono giocate perché sono divertenti. Quindi secondo me non verrà giocato per poco. In più la ulti è molto molto forte. Quindi boh. Vabbè, dai, sembra parecchio simpatico. Dovrebbe essere tutto. Non hanno messo altro. No, lo fanno diventare skirmisher. In teoria diventa skirmisher. Bella, Marco. A regola dovrebbe diventare skirmisher. Se non sbaglio l'hanno detto. Da qualche parte l'hanno detto. Mi ricordo che da qualche parte hanno detto che è diventato skirmisher, non so dove, ma l'hanno detto da qualche parte. No, non qua. Se non sbaglio dovrebbe diventare skirmisher. Vabbè, a parte che si vede, sì. Ah, ma forse fanno anche vedere... No, dalle munizioni e cose non si può vedere. Però sì, dovrebbe diventare skirmisher in teoria. Non c'è un punto in cui apre lo zaino per farlo vedere. Vabbè, ma dai, cioè, abbastanza sicuro. Abbastanza sicuro che sia skirmisher. Peccato che il video in orizzontale sia in una qualità di merda. Patch notes, boh, ma domani c'è il trailer, domani alle 17 c'è il trailer e si vede tutto. Domani si vedono skin del Battle Pass, si vedono... cambiamenti alla mappa, si vede qualsiasi cosa. Già si vede in basso che lo hanno cambiato. Dove, aspetta, dov'è che si vedeva che lo hanno cambiato? Shadow Council. Da dove lo vedi, scusa? Vabbè, sti cazzi. L'icona, vabbè. Ah, cazzo, è vero, c'è l'icona accanto alla vita. Sì, è skirmisher, è vero, minchia. Pensa, manco me ne ero... Non me ne sono mai accorto che ci fosse l'icona della classe vicino alla vita. Perfetto, sì, è vero. C'è l'iconcina dello skirmisher qua di fianco alla vita, è vero. Insomma... No, non ci avevo fatto caso. Vabbè, era abbastanza scontato. Cioè, era... Skirmisher è tipo Octane, Horizon, Wraith. Muoviti, va bene! Eccomi, oggi ragazzi su Omega Striker farò cagare perché praticamente ho giocato tutto il giorno da MK ad Omega Striker, quindi da pad, non lo so. Ciao Nico. Ciao, dicevo, oggi ho giocato tutto il giorno ad Omega Strikers da MK, Giombra. Ah. Ma sai che mi sono abituato, cioè... Ti piace? Sì. Vabbè, gioca da MK stasera. Ma come faccio? Cioè... Con le mani? Lo so, capito. Cioè, nel senso, entrate da Discord? Minchia, ce l'hai su PC. Su PC, MK, certo. Ciao! E non puoi collegare la tastiera alla Play? No, dovrei scollegare e ricollegare tutto, è impossibile. Ciao, Beppe. Cavoletto. No, ma perché ti pare? C'ho la tastiera e il mouse che hanno due cavi USB, dovrei mettermi a staccarli entrambi dal PC, attaccarli alla Play... Poi, minchia, non posso manco scrivere in chat che ce l'ho connessa alla Play, che vuol dire no. Quindi se ce l'avevi i personaggi sbloccati, Nico, o no?
su PC no. No, no, ho dovuto comprare Asher. L'ho comprata con le monete. Eh sì. Ma tanto alla fine quelle monete servono solo per sbloccare ciao. Eh no, perché praticamente ci sono loro due che hanno hanno pagato per giocare. Quindi il provino. Tastiera con lo shift rotto, certo. No, non è lo shift, è il control sinistro. È quello all'angolino. Lo shift ce l'ho. È il control sinistro che non andava. Infatti io su Apex mi abbassavo con shift e non con control. Ma io non ho capito, ha vinto G-Shadow, quindi. Ma cosa? La gara no, di Bit. La gara di Bit no. Ah, ma non ha vinto. Sta giocando. No, ha vinto Sardi in verità la gara di Bit. E allora G-Shadow cosa ci fa qui? Corri con Alt e ti abbassi con Shift. Ma lui è... No, aspetta. G-Shadow è stato veramente... Vabbè, sti cazzi, è sempre stato Shift? No, non è vero, c'era gente... Cioè, se non sbaglio, di base il tasto su Apex è Control. O è Shift per correre. Ma per cosa? Boh, sti cazzi, non... No, R1. Ah, ok... R1. Di base contro il sinistro. Ah, contro il sinistro per abbassarti e shift per correre, ok. Mentre io avevo fatto forse... Ah, ok, io avevo fatto shift per abbassarmi, infatti. Io avevo fatto shift per abbassarmi e corsa automatica. Era quello, era. Perché io avevo control rotto. Quindi non potevo crouchare con control sinistro. E quindi avevo messo shift per accovacciarmi e corsa automatica. Era quello che mi ricordo, avevo cambiato qualcosa per colpa del tasto rotto. Ciao, con la renna parlo. No, invece su Mega Strikers i tasti mi vanno tutti. Non sono comodissimi quelli di base, però ho iniziato a giocare con i dorsali, con i laterali del mouse su Mega Strikers. No, e devo dire, guarda, tanta roba. Cosa? C'è il cross progression. Sì, c'è cross progression, no, ovvio. No way, c'è. Cioè, no, secondo me, raga, la vince il team Aquila. Anche secondo me. No, su Mega Strikers c'è crossplay e cross progression. Immaginati. Gun run. Madonna. Certo. Riscaldamento. Guarda quanto è forte la roba. Non la vedo. Comunque in mezzo. Ah, ok, sì. Molto forte. Fortissimo, bro. E non ho capito un cazzo. Meglio paletti dietro, Edge, Xbox Elite più adattatore. Allora, palette dietro tutta la vita. No, non è vero, Edello, allora, se puoi prenditi l'Edge. Cioè, io mi prenderò l'Edge appena mi si rompe questo, io piglio l'Edge. Perché l'Edge ha il fatto che puoi cambiare il modulo intero della navetta, io non la sapevo sta roba. E quello ti risparmi un botto di soldi poi. Perché non è che cambi solamente l'analogico, cambi proprio tutta la levetta, anche i cuscinetti interni. Quindi appena la levetta ti drifta paghi 20 euro e ti si aggiusta. E io non sapevo sta cosa dell'Edge, minchia, l'ho scoperta l'altro giorno, se no mi sarei comprato l'Edge di corsa. Appena uscito me lo sarei comprato a saperlo. E niente, purtroppo l'ho scoperto... Ci sono pure due tipi di dorsali sull'Edge. Vabbè, ma quello sti cazzi. Va belli. 250 euro però, sì, ma già appena arrivi al secondo DualSense che devi comprare perché ti si rompono gli analogici, più o meno ci sei. Quindi... Comunque, devo dire, veramente scandaloso comprarsi con le donazioni. È vero, concordo. Concordo, veramente scandaloso. Fammi, se tu hai donato... Un pad è 75, sì, ok. Un pad più due set di dorsali. Pad più dorsali fa 100 più o meno. E arrivi a 200 con una sola volta che ti si rompe. Lo devi ricomprare e già arrivi a 100. Se poi ti si rompe di nuovo già è conveniente l'Edge. Quindi che cazzo. Pandiz, tu quanti soldi hai? Non è vero. Non è vero, Pandiz, non è vero. 04. Esatto. Esatto. Beh, Bandits allora se l'è veramente comprato. Sì, sì, sì. 246 per Non vedo l'ora di finire leva 8. Non sono veramente capace. Cioè, ho fatto 4 armi in 10 secondi. Adesso sono bloccato a leva 8 da 2 ore. Godo.
tranquilli ragazzi, l'ho finito le 8. E va bene, l'avete presa voi l'event? Cioè, va bene. No, mi dispiace. Hanno messo la cinematica di benvenuto dove? Cosa? L'ho presa io. Cosa vuol dire? Il red è troppo forte. Minchia, sembra strafigo. 2-3 settimane gli nerfano il dash. Il dash sembra straforte, ma secondo me. Ma no, ma il dash non sembra esagerato, però sembra molto divertente. No, la ulti è molto forte, sì. Cioè, secondo me ci starebbe bene anche 50 di scudo invece di 75. Appunto. E cavolo, Pandiz, mi volevo togliere il triple take, che palle. È un lavoro di squadra, Nico. No, ma è proprio quel momento della partita in cui, mannaggia, noi siamo ai cecchini e loro sono alle armi automatiche. È proprio quel momento che fa girare il cazzo. Tranquillo, Nico, ci penso io. Pensaci tu, per favore. Cioè, guarda, lì loro stanno lì figa col Devotion, le Hellstar. Noi siamo con gli sniper e le pistole. Ero convinto ad avere la R45, non... Va bene. Ah, il tilt per quando spari mira insieme. Suca! Giombra. Dimmi tutto. Chi la farà la kill di coltello? No. Pandiz. Il re dei coltelli? Sì, proprio lui. Sì. Veramente bravo. Veramente bravissimo. Team Aquila prima. Team Aquila, quanti punti ha fatto? Bella, Govo. Tanti. Sì? Metti la frase tua mamma. Che palle, la metto. Va bene, ma non sono Aquila allenato a spammarla, però. Ma in Aquila... Ah, hanno joinato. Ma non vale. Sono entrati dopo. Ma poi non c'è neanche la loba. No, ha acquistato. No, ma no, 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 avrà cambiato leggenda, immagino. Cioè, credo, no? Allora. Frase uccisione. È una frase uccisione? Come si chiama tua mamma? Vai nel Battle Pass. E hai anche ragione. Battle Pass era agli ultimi livelli, vero? 97, se non sbaglio. La tua mamma. La tua mamma. Stai lontano da Octane, ok. Aggiunge la ruota emote. E toglierò... questo. E la metto anche qua. Vai, facciamo il tentativo di spam, però non, secondo me è che avevo provato a spammarla, ma viene difficile, non viene pulita come quella di Horizon. Sì. No, Davidotti, dovremmo addirittura fare la combo, tipo tua mamma sesso, sesso, tua mamma, tua mamma, tua mamma. Nico, ma se trovi l'Heirloom su PC cosa fai? E l'ho trovato... L'ho già trovato. A livello 28, tipo. Sì. E ho preso quello di... Wraith. Ciao Alessandro. Battle B3 Mastered. Lo conosco, sì, lo conosco. È bello e brutto. Ma sembra carino. Fai conto, come si chiama? Hai presente, dai, come si chiama il giochino, quello flash? Crunker.io, hai presente Crunker.io? Più o meno. Vabbè. È un bel più o meno. No, sembra... sembra simpatico. Poi non so se adesso lo stiano ancora giocando. Cioè, era tipo 2 settimane fa che erano tutti stra in hype. Era stragiocato, era tipo al primo posto delle classifiche di Steam. Adesso non so se stiano continuando a giocarlo. Tu continui con G e Pandi. Sì, sì, sì. Allora cambio parte. Addio, ciao Brizzi. 30-40 mila giocatori al giorno. No, sì, ho visto qualcosina, cioè... ciao Brizzi. Più che altro è proprio quel gioco che secondo me a giocarlo ti diverti, ma guardare i gameplay... No. Cioè, i gameplay sono brutti oggettivamente, dai. Cioè, non puoi guardare un gameplay di BattleBit e dire che il gameplay ti diverte o ti emoziona a vederlo. Cioè, io sono sicuro che a giocarlo è stradivertente, però non è... No, è vero il fatto... È vero che c'è tipo la chat... C'è tipo la chat vocale di vicinanza. Quello sì. Dove vogliamo andare? A frammento. Neanche ringrazio, che maleducato. Ma no, grazie, Pandiz!
Ha fatto una donazione 1,04€, ma quella renna parla. Quale renna? Quella. No, no, non te lo dico perché... Oh, ma no, gente, ma c'è qua? Quale renna parla? Quale... Dai. Una casa? È vero. È proprio... Sì, no, hai ragione. Lasciami quell'arma, Pandiz, per favore, grazie. Pandiz, lasciagli quell'arma, per favore. E per favore l'ha detto un po' troppo dopo. Raga, qualcuno prende il nick di questo Gibraltar e gli fa un tutorial su come ci si arrampica, per favore. Fate una buona azione. Raga, ne ho noccati due. No. L'ultimo è qua, sta arrivando. No, ma lascia stare, fai il mio, che è il terzo del mio team. Sono due a terra. Qua. Ma è viola questo. E cavoletti, non lo so io. Può essere, ma tu te lo fai, tu sei Pandiz. Cioè, tu sei Pandiz. Non mi sta restando. No, cavolo, c'è un prank, non era il compagno, non ho preso le kill. Quindi, ma lui è l'ultimo, forse, in verità. Stanno fightando? Qua e dietro, sta restando qua, è fermo là, fai quello. Ma penso che siano in due però, eh. Uno appena swappato bianco, yeah. Qua davanti. E qua a quella cassa. Trafiggi il loro cuore. Bravo! Ah, ma ero uno solo. E io l'ho convinto fossero in due. All'inizio sono riuscito a venire. Anche io. Sei troppo giovane per andartene. Ok. Arrivano un horizon. Questa è una brutta cosa, eh. Di Bruxelles, però. Pandis, ti prego. Dai, ti ha detto ti prego. Arrivando. Ma no, forse stava memando. No, non stavo memando. Non stavi memando? Sono morto. Gemma, perché trolli? Minchia, non ci vedo una sega. Solo di Devotion senza mirino non ci vedo una sega. È impossibile. Sono già arrivati. Pandiz. One shot il mio, tantissimo. Se li spari. No! No, mannaggia. Ma mi hanno cattato un altro team. Vabbè, ci avete provato, ragazzi. Da bel vedere. Pandiz, ci abbiamo provato. Sì. Vabbè, è arrivato il team con le 20 bombe e 0 di danno di squadra. In top 10, ci sta. È proprio quel team. King della Wingman. Ci abbiamo provato, Pandiz, peccato. Ripeto la domanda, perché ci sono due Pandiz? Perché hanno comprato il posto, Dello. Ah, poi perché siamo i più simpatici del gruppo. E perché sono i miei teammate di Omega Strikers, soprattutto. Ma poi, volete sapere una cosa divertente? Sì, sì, infatti, volete sapere una cosa divertente? Stekic è convinto che lui arriverà oggi a mezzanotte e mezza e, tipo, si troverà il posto per Omega Strikers. sì. Che divertente, effettivamente. Leo, mio Dio. Minchia, oggi su Omega Strikers mi sono beccato prima Leo, mio Dio, in squadra, poi Leo, mio Dio, contro, poi Brady MC in squadra, a random. Mamma mia. Brady MC veramente forte, con Juno. Più forte di G-Shadow. Qua non va bene, oh. Più forte... Tipo lo striker no skill... No, è veramente esagerata. Minchia, spammi gli... Ma skillato di cosa? Che spammi gli slime a caso, figa, e segnano da soli. Appunto. Skillatissimo, minchia. Spammi gli slime a caso. Devi essere skillato a schiacciare il tasto giusto. Fatto sai che il portiere non lo faccio, ve lo dico già. Ma guarda, no, volendo lo faccio io, sono veramente forte in porta. Ecco. Ma infatti, se gioco da PC sono veramente forte. Sì, ma tu con Usher sei tipo portiere. Ma non è vero, Usher è... No, Usher si usa di più come attaccante che come portiere. Cioè, beh, Usher... Come portiere ci sta anche. Sì, ok, beh, diciamo che si può usare entrambe le cose, però è più forte come attaccante, cioè... Però vabbè, io mi diverto anche in porta, non mi frega niente. Secondo me June è un jolly, perché non deve stare né troppo avanti né troppo più dietro. Che altro a me piace stare in porta, perché se non ci sto io prendiamo gol, quindi... Beh, da oddio, ieri ho difeso
Benissimo. No, ieri sei stato bravo tu, sì, non... le da ranked di su Omega, no, stasera bene. Quando si va su Omega si ranka. Ieri abbiamo fatto da matricola a bronzo, oggi si punta all'argento, ovviamente. Io sono matricola 65. Ah, raga, dobbiamo arrivare a oro. Dobbiamo arrivare almeno a oro in questa stagione, perché arrivando a oro si ottiene l'esplosione gol. Bello. Eh sì. Usiamo il radius prima del rework. Là. Sì, una Bangalore. One shot l'altro, no. Quasi. Ma è uno o due qua? Preso. No. Tranquillo. Invece sì. Tranquillo. Ma sì, G-Shadow luta, dai, vai, vai. Dai, non ti preoccupare, dai. Ma io sto lutando perché c'è Nico, non per altro, se no ti restavo così. Dove sono i... Scommettiamo che arrivo prima. È vicino? No. È di qua, tipo. No, io andiamo qua a fightare. No, no, Nico, non ho munizioni. Ma chi se ne frega? Non ti servono, dai. Ce l'ho qui. Dai. Lo sto prendendo. Ma non dai. Un momento, dai. Ma non è vero. Vedi. Ma non è vero, non ti serviva. Volte qua davanti. Leggendario, cioè. Che sculato. Vabbè, buono. Minchia. Volta leggendario, vabbè, buono, insomma. Vabbè, buono. Sì, sono main. No, non m'ha jumpato. ...44 blu al pat. Preso la fe. Prego. Passa. No. Minchia, non la vedevo. C'è la viola qui. Pulla. No, io vorrei un'arma automatica più che altro. Che radius e mastiff. Bello. Niente, io l'ho detto, boh. Io ormai sono main Omega Strikers, qua non so più giocare. Mannaggina. Io mi sento tutta arrugginita, non so. Ma no, io proprio non riesco a giocare main Omega Strikers ormai. Io sì, riesco a giocare a qualsiasi gioco perché sono forte ovunque. Bravo. La tua mamma non te l'ha insegnato. Stai lontano. Vieni qua, Pandits, senti. La tua mamma non te l'ha insegnato. Stai lontano. No. La tua mamma non. Dai, andiamo. La tua mamma non. La Juve riuscirà a segnare su azione. Allora, no. Il mio pronostico è, ragazzi, il primo gol della Juventus su azione arriverà a novembre. Da Pandits. Per il mio compleanno. Grazie, non dovevate. Non segnerà su azione. Impossibile. È una challenge impossibile per la Juventus segnare su azione. Sono sopra. Salto nel vuoto. Ma anche qua da me. Occhio Pandits, sei da solo. Io ne ho fatto uno. Sì. No, io te l'ho detto, minchia. Voglio giocare ad Omega Strikers da MK. Unico gioco che mi riesce al momento. Mi ha pensato. No, unico gioco che mi riesce al momento, Omega Strikers. No. Madonna quanto godo. 1v1 su Omega Strikers, vrete di merda. Ciao, Ribo. No. Io me lo sento, oggi non riuscirò a giocare, neanche non prenderò la mano manco dopo 20 partite. Sono... Ormai sono un player di Omega. È finita. Vabbè, ci sta. No, su Apex è finita, Giombra. Su Apex è ufficialmente finita. La tua mamma non te l'ha insegnato. Godo. La tua mamma ci muore per confermare e non ci riesce, godo. Beh, vabbè, a me ha ucciso. Bombe, Nico. Vabbè, a me ha ucciso Pandits, quindi non posso sfrutterla per le 20 bombe.
sarebbe molto... Ah, ma... insomma... Aspetta, ma li vuoi fare? A quante kill sei? Ma sei su Catalyst? No, fai il trollone. E allora? Ma non è vero, ma non è 12. Vero. Ma non è vero. Va bene, 5, mi hai scoperto. Certo, ti ho visto. Cioè, ti avevo visto, eri il leader delle kill. Eri il leader delle fall. Che belle le nuvole. Hai visto quel... Sì. Cos'è il leader delle fall? Volevi dire l'MVP. L'MVP? Ruetgas, quello là palese. Raga, Fini è troppo forte, la voglio giocare. Anche il coccodrillo, quello lì bello. Drakan, Draken. Il coccodrillo, un cazzo di drago. Vabbè, comunque quello. Fini, raga, è troppo forte. Cioè, quando fa il tiro, quello che gira in tondo, Fini, madonna. Aspetta, ah, Fini. Sì, lì praticamente quel tiro. Ma sapete che è forte anche l'altro? È quella col cappello, Fini. Sì, sì, sì. L'ultima sì. che è uscita. Sì, ma è sì. molto forte quello. Quello con i capelli a caschetto bianchi. Rune, tipo, come cazzo si chiama? Quello là è molto forte anche lui. Rune è quello con quello che hai detto che ieri faceva cagare. Ma non è vero, mai detto. Sì, ieri l'hai detto. Ma non è vero. Ma non è vero. Perché devi dire le bugie? Io non ho mai detto. Io ho la jump pad, tra poco posso salire. Ma se vuoi si può. Prima mi fullo. Ho fatto 140 anch'io. Tranquilli. Che magari vi siete spaventati. Distrutta Catalyst. E via. Ma Panditz è pazzo. Ma Panditz è un pazzo, minchia. Sì, ma perché lui pazzo per Gesù. Lui non ha giocato a Omega Strikers da MK, mi sa. Vabbè, no, oggi sono stato tutto il giorno ad aspettare un pacco. Che attività divertente giocato. No. No, però mi sono guardato una serie TV. Cioè, mi sto guardando epico. Una serie TV. Quale? Quale? Genshin Impact 2.0. Ma Genshin Bello. Impact non è ancora uscita la serie G-Shadow. No, uscirà ma non è ancora uscita. Conosci Nico? No, non ho mai guardato una serie TV io. Ho guardato solo Squid Game. Ogni 2x2, cioè io lo consiglio. Ah, ok. No, io ho guardato solo Squid Game. Anche io. Io pianto per... No, non dirlo, uno spoiler! No, 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 no. Per no spoiler. Lì, oh no, no, non dire neanche il numero. Madonna. Ma intendevo quello col numero sopra il 100. Basta. Ma non l'ho neanche visto in dettaglio però. One. È vero. Ricarico. Non credo si rialzerà. Gran bel lavoro. Questo era Frizzi palese. Sì, sì, sì. Lo streamer di Omega Strikers spoilerà la visione di Squid Game ai propri. No, infatti, basta. Dai, sì, sì, ma l'ho visto. Tanta roba. Di quello, dai, basta! Basta! Comunque, no. Io pianto che per la morte. È morto, cioè, dai. Palese che non siamo morti. Dalla vittoria, amigos. Comunque, di Squid Game, hai presente, senza fare spoiler, il plot twist è quello più grande, cioè quello in cui si scopre la vera identità di una ma persona. Si e figa, va esatto, sapeva. Minchia, cioè, io lo sapevo, cioè, già dal anch'io, primo episodio. Anch'io, appunto, si capiva dal primo episodio, mannaggia il cazzo. Era, chi non lo capisce è stupido. Veramente, veramente, se siete arrivati fino a lì e non l'avevate capito, ragazzi, siete stupidi. E anche se non avete capito questa cosa, siete stupidi. Sì, ragazzi, se non giocate ad Omega Strikers, se non mainate Asher su Omega Strikers, siete stupidi. Ma no, no ma non la se la mainano, poi, tu... poi ti superano. Metti che uno diventa più forte di te, come vabbè, è impossibile. Ti superano, ma dai. Avanti. Ok, che è complicato superare Nico perché è troppo forte, però dettagli. Modestamente il re di Asher. Cioè, praticamente l'ho creato io quel personaggio. Ah. Sì. Adesso è iniziato a nerdarci anche la Lezzura. Godo. A Lezzura. Chiedi ad Lezzura se vuole fare trio pazza sgravata con Panditz e come God. Va bene. Sta G-Shadow perché ha donato solo 200 bit. 245. 46. E state attenti a quello che dite perché...
Forse ne potrei avere altri, saccoccia. E comunque erano 45, non 46. Era colui che fida 46, non mentira. Vabbè, dettagli. Non dire niente, le bugie. C'è la G-Shadow, quindi non ho capito. Cioè, sì, no? No, sì, boh, non lo so. Siamo in top 3. Ti ricordi? Che ricordi, Pandiz? Ti ricordi quando l'endgame qua? Ragazzi, che tu eri qua e gli altri erano qua, ti ricordi? Fottiti. No, perché? Io volevo riesumare perché un dolce non ricordo. Non è un bel ricordo, cioè li abbiamo laserati. Ma boh, secondo me era un bel ricordo, sinceramente. Grazie G-Shad, grazie G, grazie per i bit. Prego. 260. Cosa serve visto che non puoi salire sulla zipline? È vero, incredibile. Metterlo sotto la zipline. Ma io andrò per di qua. Ora da me li sento. Arato. G, io scendo. Perché? G, prendi il portale, G. Ma si sono buttati? Non penso che lo fanno. One shot la Brit. Ci l'ha dato dietro. Tanta gente dietro. Raga, no, c'è anche questi dietro. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Nico, scendi, Nico. Nico è morto. No, ok, questi che stanno fidando, se ne stanno da. Ma raga, ma dai, perché? Nico, però gli avevo fatto 18. Ma raga, ma perché siete andati via da qua? Grazie, quello che fida. Grazie, G-Shadow. Grazie, quello che fida. Ho capissi, ma io, cioè, tipo, stavo fightando i vostri. Li avevo anche colpiti parecchio. Cioè, nel senso. Prendi l'Horizon. Mannaggina. Cavoletti. Prima? Sì. Se arriva sulla zip, non ce lo facevamo. Cavoletti. Messo zip, comunque, messo quando avete preso TP all'indietro, avevo fatto 180 live rate. Se salivate là. Distrutto. La. Giumbra è tornato indietro perché era distratto. Perché stava donando nel mentre che giocava. Sì. Pandiz. Donare i bit nel mentre che giochi può fare questi brutti scherzi. Ho visto che fallo assurdo ha fatto Marcello. Sì. Vabbè. Poi sono andato via. Prossimo, la prendiamo Nico. C'è un avvenimento sfortunato. Cos'è? Lo vuoi lasciare lì? Sì, ma non penso che servirà molto prendermi. Cioè. Cioè, ora che mi avete preso, avete la coscienza a posto, più o meno. Cioè, più o meno. Però, cosa ottenete? Vieni, G. Cosa ottenete? Grazie mille, Sarde. Cosa otterrete adesso? C'è il respawn, però. Ah, la torre. Potreste respawnare a unità. Me l'hanno rotta, Bandit. E allora niente. Spegni un altro. Oh. Godo. Ma va, no, non è vero, non è vero. Siamo ma fuori safe. Vai qua a sinistra. Però dovete safe, metterlo ora, sì. Raga, dovete metterlo, sennò non riuscite più. Ora. Oggi. Ciao, allora. Cioè, a sto punto andate lunghi di qua e poi vedete che fare. Io non vedo l'ora di prendermi la seconda morte. Sarà veramente divertente. Avete ancora G-Shadows? Hai un portale. No. No, ma chi se ne frega del portale? Ah. Pensi che mi pushino, Bandit. Pensi che ti pushano. Non respawnarmi qua. Ma c'è il Mastiff, Nico. Che palle. No way, la seconda morte a gratis. Trasta, Nico, trasta. Ma che devo trastare? Vado dentro la casa. Mi ha killato, Killis. Andiamo dentro la casa. È in solo Lockdown qui. Non è in solo. No, non è solo. Però c'è l'altro team, in casa possiamo stare forse.
abbiamo l'occhio in sopra. Sì, lo so. Sono due team. Speriamo. E niente. No. Loro sono qua fuori. Godo. Io Godo che c'è. Sì, sì, sì. Ma il bello che c'è. Cioè, bello che c'è l'altro team che li mira. Quindi qua siamo tranquilli. Possiamo. Vieni, Nico, vieni. Per fare cosa? Vado, vado a lootarmi c'è Shadow? No, è impossibile. Ma è qua! Ah, ma... ma erano due qua. Oddio, stai all'angolino, no? Non cagarli. Aspetta, prova a stare fermo, che c'è l'altro team. Vieni, Nico, fammi scudo. È quello che volevo fare, ma avevo paura... Cioè, perché loro non ti avevano visto. Avevo paura di attirarteli. Vai, vai, no, non far rumore. Non far rumore. Vai più indietro, esatto, vai più indietro. Prendi il top hunt. Che leggenda consiglio di comprare? Fini o Juno è molto forte. Vice. Vice sì, è un po' mainstream, la usano tutti e la bannano spesso in ranked, però. Era. Quindi... Era sì, era ci sta, poi costa solo 10.000, mi sa, era vero. Ma quello sopra è un po'. Sì, ce lo so. Ah, i miei gratis dallo start. No, tesardi. Bet la vincerà Pandiz. Pandiz, secondo me devi un po'. Devi pensare al team a destra. Merda. Secondo me devi prendere il Kraber e craberarli tutti. C'è il Kraber qua dentro. Prendi bene la rincorsa, occhio. Che se cadi. Cade. Bravo! No. Ok, vai. Veramente buono. È morto. Vabbè, uno dai. Del team di. Considerando che avevo finito del team di Mirage. Ma siamo bruciati, merda. Vai, 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 ora vai, Pandi. Stai zitto. Lascia giocare. Ok. Cavolo, se fosse già partita la safe. Se la safe fosse già partita. Pandiz! Godo. It's Pandiz! Mamma mia, Pandiz! Guadagna! Guadagna un sacco di posizioni nella tier list! Veramente troppe! Insomma, Pandiz. Ne guadagna veramente troppe! Grazie, colui che feida! Godo la vita dello streamer! Pandiz fa il clutch, meritati. Carria la partita, fa una partita incredibile e a me vengono donati beat con scritto meritati. Godo! È vero, insomma. Cazzo! Meritati! Grazie, meritati per il clutch di Pandiz. Godo! Meritati, Nico. Meritati, grazie. Un po' come quando facciamo i fight, i miei teammate uccidono qualcuno e quella persona viene in chat a scrivermi: ah, Nico, eravamo in game, mi hai ucciso, quando in verità, tipo, l'avevo ucciso il mio teammate. Godo. Easy. Vita dello streamer è prendersi i meriti. Insomma. Sempre e comunque. Bravo. Grazie. Bravo, grazie con gli meritati. Fida, meritati, concordo. Grazie. Sì, grazie. Allora, questo è il miglior clutch di Pandiz che io abbia mai visto.
No, forse leggenda casuale, G-Shadow, dai. Ehi Siri, dammi un numero da 1 a 24. Un numero casuale tra 1 e 24 fa 18. Mirage per Nico. Ehi Siri, dammi un numero da 1 a 24. Un numero casuale tra 1 e 24 fa 10. 10, Wraith. No, non è vero. No, Horizon. Tanto io continuo a usare Catalyst. Ok, allora Horizon per G-Shadow allora. Devo farmarmi, devo farmare killer. Ehi Siri, dammi un numero da 1 a 24. Un numero casuale tra 1 e 24 fa 24. Catalyst. Insomma. Che culo. Che fortuna. Vai. Devo arrivare alle 2000 kill in 6 giorni. Me ne mancano solamente 1000. Ciao ribelle. Vabbè dai, Nico col suo vecchio main, G-Shadow col suo vecchio main e via così. Che leggenda prendere oltre Mirage, Valkyrie e Octane? Cavolo, no, hai detto tutte le mie prime. Horizon. Oh, Loba. Ciao Leo. Loba. Non ha messo Panditz campione dopo quel clutch. Incredibile. Ma si è sempre detto che questo gioco è una merda. Stavo pensando, vabbè, potremmo atterrare qui. A me non mise campione. Cazzo, io mi ricordo, a me il gioco non mise campione dopo la partita delle 25 kill con Mirage. Non mi mise campione, immaginati. Veramente? Sì, sì, non ero campione la partita che dopo. Merda. 25 che kill merda con Mirage, tipo 34 di squadra. Fatto 26. Sì, certo. Sicuramente. Vabbè, può essere. Merda, a me sono atterrato completamente da parte affanculo. Ragazzi, fraulo. Due hit, due miss. No, oddio, forse anche tre miss. Mozambique contro Mastiff. Mosso. Nico, quitto. Quitto e vado su Mega Strikers. Dici? Molto, sì, la situazione è molto... No, sei morto anche tu? Sì, mi hanno cramerato. Ma no, 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 non può essere, Panditz. Non fare il bugiardo. No, non ci credo. Ehi, Siri. Dammi un numero da 1 a 24. Ma no, dai, riutilizzate questo. Un numero casuale tra 1 e 24 fa 21. No. A me è uscito Caustic. Dimmi la mia. Fate che cazzo volete. Dammi un numero da 1 a 24. Il risultato è 17. Lifeline. Vuoi fare cambio? Sì. Godo. Godo. Ah! Vai. Eh no, tu devi mettere... Ah, cambio tra noi due. Hai accettato, non puoi tornare indietro. No! Ah, no, no, no. No, hai accettato, hai accettato. Vabbè, io a questo punto faccio con quella di prima. Ne faccio un'altra perché quella non è durata. Va bene. Anche se sai che tra oggi barra ieri è stata venduta una carta di Magic a 2,6 milioni. Eh certo, l'ho comprata io. Ah sì. Ti chiami Post Malone? Sì. Ah, ciao. Hello. Tra l'altro non so se ti ricordi, ma giocavo ad Apex, no. Cioè Post Malone giocava da, ti giuro. Con i Stimmi, lo so. Sì, sì, esatto. Sì, sì, ho giocato con i Stimmi, sì. Sbagliando si impara. Lo so. E secondo te il mio hits da chi l'ho preso? Eh? Da Timmy. Secondo te il mio hits da chi l'ho preso? Ma no, io pensavo che tu la Ah, esatto. Cioè da te. Kronos. Tuo amico? No, mio rivale. Umido, sinistro. Non so chi sia, per questo è mio rivale. Ma non dovevi metterti Horizon tu? Ma io non dovevo mettermi Lifeline poi. Ma Nico, no. Ma l'avevo selezionata. No. Che pagliaccio. Dai Nico. No, ma io non ho voglia di giocare in Mirage. Mi hai guardami, quanto sono bello. Qua dentro ci sarà una viola. Oh, ma quanto è alto? Zero armi in due casse. Vado a prendere... Ma questa è una persona che ha quittato? Godo. Adesso, verso di qua. Prendo un'arma qua e arrivo.
Spero. Ah, c'è lì il coso. Ora non c'è più. Vabbè, ho trovato il... ho trovato il resto dorato. E il Volt. Ma raga, era qua da voi? Poteva andare meglio. Non siamo tutti. Dove siamo andati? Ho preso uno qua. Che culo. Che culo. Sì, sì. Cioè, in verità sono... questo qua la quitta. Quittala. E le ho finite le ranked, Tommy. Ho fatto il master e ho smesso di giocarle. Beh, questo aveva lottato una carabba pure. Che culo. Ma torniamo là che era pieno di gente. Minchia, ora... Nonna Pina o nonna Apina? Di quale... Pina o Apina? Apina? Apina. Apina. La skin Apina è quella di Giulio. Ma Apina è l'animale. Eh? Esatto, sì, ma ok, ma nel video non Apina è una Pina. Cioè, capito? Se non sbaglio. Quindi penso che sia una Apina. No, non lo so. Cioè, ci sono queste due scuole di pensiero. Ho solo sentito... È il video ufficiale. Tipo 2-3 giorni fa. Beh sì, è appena uscita, effettivamente. Cioè. Mamma mia. Che succede? Ma questo è Pandax. No, non credo. Eh sì. Mio zio. Ho ucciso il tuo amico. Ho ucciso il tuo amico. Era lui? Sì. Sì. Era il tuo amico. Hai visto? L'ho ucciso. Ma non è mio amico. Ma sì che è il tuo amico. Con il coso d'oro. Spitfire dorata. E la prendo. Io direi. Ah, resto dorato qua. Io già ce l'ho. Ma sono morti i compagni bollo. Del... Sì. No, non sono morti, raga. Bollo. Sono io qua, sono qua. Ho fatto un Horizon e una Bangalore. Sì, ma non hai fatto il team tryharder. Mancano i due compagni del tryharder qua. Aspetta. Ehi, sta arrivando un'altra squadra. Forse lui era il teammate. Sì, il campione, ok, non sì. Credo. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Tranquillo, ci penso io. Ma ho detto, prego. Ci penso io. L'ho craccato, è una benga. E allora l'hai craccata, non craccato. Ho ucciso un nemico. Vieni qua, Pandiz. Cosa fai? Ci penso io. Mi conferma. Stupida. È forte la benga. La Horizon no. L'ho quasi craccato. Però io ho finito i colpi. Si sta shieldando. Qua dov'è? Mi fanno una kill. Nico? Sì. Oh my god! Wow! Dov'è? 20 bombe, 4k, 28.000 kill. Grazie saggio. Grazie per la resub. Li abbiamo confermati entrambi? Arriva l'imbroglione. E lei dov'è? Sta salendo ora, mi sa. No, che l'ho sentita. No, non sale. Sto aspettando te. No, fatto cagare col Volt, che palle. No. Trollato dal mio L1. Perché trollato dal tuo L1? Ah, qua sì, hai no, fatto vabbè. Tipo 200 di danno. Ah, col Volt sì, col Volt penso di sì, di aver fatto molti danni al tuo L1. No, ma in verità ho sparato di merda, quindi penso che non l'avrei colpita lo stesso, però un pochetti di danni. Peccato, ciao Jack. Peccato. Io come mi hai restato di nuovo?
Cavoletti. Avevo 8 al posto di andare di car e quindi ho preso. No, ma io non ero proprio arrivato sulla Bangalore, cioè non la stavo fightando. Fossi arrivato non sarei ancora curato. Ah, 210 ho fatto la tua L1 in effetti. Però la tua L1 è stata cattiva, cioè ha coperto i colpi solo a me, a lei no. Perché sì, lo so, ma infatti è stato... è stata veramente antipatica qua, guarda qua. L1. Sì, no, è stata veramente antipatica, ho fatto 210 alla tua L1 e minchia, invece i colpi li ho presi tutti, non è giusto. Perché la tua L1 si è comportata in questo modo disdicevole con me? Guarda, guarda, vedi, è uscita, 210 e lei tutti me l'ha presi invece. Non è non mi sembra corretto. Cattivona. È stata veramente una cattivona. Vai, metterò... Octane. Metterò Octane. Andiamo su Mega Striker. Sì. Se G-Shadow fa le 20 bombe, andiamo su Mega Striker subito. Ma Nico, io ti ho pagato, cioè dovresti obbedirmi, no? Non funziona così. Sì, è vero. Tanto G-Shadow nessuno te lo chiederà del perché stai ridendo. Di smettere di far finta. Concordo. Di ma io non faccio un veloce ripassino. Allora, L2 la barriera. La primaria com'è che è con L1? L'abilità. No, io sto scaricando l'aggiornamento di Rocket League. Ciao, Dori. Ah, ma quindi per questo laghi. Ragazzi, volete? Ok, ci penso io. Sì, vogliamo. Ma scusa, Nico, fai un sondaggio, no? Apex o Omega Striker? No, no, vogliate, metto Loba. Ok. Ok. Va bene, ciao Gennaro. Grazie, colui che feida. Ora li ho finiti, grazie mille. Sta giocando con noi, Nico. È vero, nonostante abbia vinto contro G-Shadow. Però, allora, se posso fare una piccola critica, veramente mainstream questa skin di Catalyst. Ma sì. No. Sì. Ma sì, Miki, Loba, tutta la vita. Diciamo che il 90% delle altre Catalyst che hanno questa skin non hanno le 20 bombe. Molino. Andiamo a sinistra. No. Va bene. Io vado a sinistra con G-Shadow. Perché sennò poi ci imbrogliamo e moriamo. Perché siamo splittati. Anche esatto. Se moriremo lo stesso. Però moriremo lo stesso, però. Meglio morire da uniti che da splittati. Sotto di me c'è gente. Ma questa è la carabina. Distrutta, una vita. One shot impact. One impact, raga. Uno di vita, uno. Presi due. Certo, c'ha uno di vita a testa. Ma blocca la porta. Mi puoi restare, G? Veloce, prima che arrivi gli altri. Mannaggina. Quanto aveva il pat? Penso 140, gli tipo. Ho fatto 18. Madonna, che sfiga. Incredibile. Che pizza. Che pizza, ragazzi. Sì. Veramente una pizza. Veramente. E adesso c'è il problema di tutti gli start, le munizioni. Ma tra poco il market. Ho messo l'oba apposta. Che pensi, come? Scusa. Lo metto sopra il market tra due secondi. Crackato uno. Fuck. Non è questo, vero? One shot vantage. Chi? Un altro team. Ma che palle, raga. Ma poi c'è un altro team, Matteo. Impossibile trovare il mirage, raga, vero? Raga, è one shot, finire. Cioè, one shot, oddio. Dai, ma perché mi devi confermare? No, da me altri. No! Si è bloccato quella porta. Maledizione. Avevo craccato la Catalyst. Forse sì, solo contro la Catalyst craccata. Però c'è l'altro team. Tra quanto ce l'hai la barriera? Stanno restando il tuo, quello che hai nuocato all'inizio. Caustic qua. Tra poco ti restano l'altro, sta lì sempre. Tra quanto hai la barriera? Cioè, Six. La metto. Non lo so, vedi te, io posso andare qua dietro se metti la barriera, però. Interessante. Cioè, te ne hanno restati due. Sei
sei troppo giovane per andartene. Se finisci sto resto ho il bracciale, spero di salvarmi. Vado qua dietro 2 secondi. Io ho preso una kill. Metto il market e vedo se trovo un Phoenix. 2 secondi. Minchia. Non c'è un Phoenix. Mi tocca prendere battery e medikit. Che brutta roba. No. C'è un'altra squadra ancora. Prova ad arrivare verso di te ora. Ma sono lontani. Sì, sì, beh, però. Io ombra, non so se riesco a prenderlo. Vabbè, lo possiamo craftare, c'ho l'oba. No, appena arrivato posto. L'altro team pure. Ma fai tanto tra di loro o no? Sì, 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 sì. E insomma. Knock uno. Uno è entrato qua. Lo so. Uno è entrato qua dentro, penso da solo. Questo qua dentro è entrato da solo. È uscito da qua. Sali qua se riesci. No, no, sto qua io. Craccato il mio. Preso, mi serve aiuto. Ha quittato, godo. Mi ha scopato. Non gli ho fatto niente. Niente proprio. Cioè, gli ho fatto veramente poco. Hai lo swap suo? Prova a swapparti lui. Non ha un medikit. Finito le energy. Godo. Ah, tieni, tieni, tieni. Mi serve un... Ah, ma c'è il market anche. E mi serve il medikit, ne ho 0. Cioè, trovo nel market. No, mi fullo con le siringhe. Ci pushano, ci pushano. No, no, no. Aspetta. Io sono fuori però. Ah, ma si noccano. Sì. Ma sul tetto? Sul tetto c'è gente. Sono sopra, sono sopra. Sì, sono due team sopra, sono due team sopra. No. Altro team. Sì, ma non è full, non è full. Prova a arrivare verso di te, scendi, qua. Scendi. Sono sceso del tutto, ops. Non ho cure grosse. Metto market e provo a prendere un Phoenix. Se no non posso fare niente. Ma se ne stanno andando. Sì? Sì. Oddio, no. Che casino. Sì, ma loro avevano qualcuno a terra comunque. Ok, ho trovato il Phoenix. Il mio bottino preferito, quello che non devo dividere. L'oba che la claccia. C'è un Avok dentro? Io ma sinceramente resto anche così. Sopra, secondo me c'è un sacco di roba. Sì, pure secondo me c'hanno un botto di roba, sì. Molto, molto probabile. Si dice all'Elstar, ad esempio. No, ma l'Elstar si vedeva anche da giù, sì. Sì, però... Sì, sì, no. Immagina sprecare una cosa di roba per prendere... Concordo. Non c'erano caricatori energy più che altro. Ma l'hai preso l'Elstar? Questo il 99 aveva craftato. Grazie. Dopo la caricata di prima, secondo te non lo prendo adesso? È vero, dopo il big clutch. Sotto di me. Davvero? No, è un meme. Godo, noccato. Ma non è vero, l'ha noccato l'anello, non tu. Mi ha dato a me il knock. Dov'era? Sarò buggato. Ma te l'ha già restato. L'ho craccato in base. Non era craccato, aveva 2 di scudo. Ma perché era Watson?
Ah, ok, ok. No, era Octane in verità. No, era Watson. No, no, ti giuro, no. Te lo giuro, era Octane. Cioè, sì. Secondo me era Octane. Sì, sì, te lo giuro. Te lo giuro, era, era proprio Octane. C'è un aggregatore qua. Ci sarebbe il balloon volendo, però. È vero? Ti mi stai divertendo? Un sacco, sì. No, sì, 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 veramente carina come partita. Cioè, vabbè, io non lo so, arriva l'altro team e mi devono confermare. Ma perché? Credo perché eri a terra. Ma non è neanche da chi loro, capito? E questa è la cosa che mi fa arrabbiare. G-Shadow. Dovevi fidare e non andare a terra, secondo me. Ma c'era anche un altro team che arrivava da sinistra. Ma dov'è la safe? Sì, sì, vabbè. Ma è molto vicina, vai tranquillo. Potete craftare a... Ma è vero, si può craftare, allora di che ti lamenti. Attivo il salto quantistico. Molto divertente l'oba. Tra cascate con il poder ciclone. Sì. No, l'oba minchia l'ha carriata. Cioè, là stavo senza colpi, senza cure. Molto, 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 molto. Vabbè, ti craftiamo e ti respawniamo a cascate. Sì. Il crafting è un po' lontano da cascate, però. Ma non è vero, è a cascate il crafting, è proprio lì. Grazie, Roga. Grazie per la resub. Cosa? No, ne ho... Cioè, ho la dorata. Ne ho 11. No, no, ho la dorata io. Ma ne ho 11. Ma io ho la dorata, non l'ho raccolta apposta. Ho sentito una lo... sale, Nico. Okay, girati. Ah, vabbè. Godo abbastanza. Andato, mi ha sentito e se n'è andato. Faccio così. Questo gioiellino viene ok. Ho lasciato la viola lì, G-Shadow, l'hai vista? Sì. Ah, vabbè, ma cazzo, è vero, ma non ti respawno qua. Hai punti, Bandits, per fare il respawn? E 95. Ok, ok, aspetta, crafta il beacon. Crafta il beacon e lo respawniamo qua. Che così c'ho pure il... Fatto. Epico. Così ha la viola, più il market per lootarsi le cose. Il top sarebbe un'arma rossa. Non c'è. Però c'è il Nemesis. Cioè, ma allora, come arma pigliati il Nemesis? Così ne butti via uno di meno. Ecco, Nemesis carabina. Ti pigli gli accessori per le armi? No, vabbè, mi crafto l'aeronauta 9. No. Sì. No. Sì. No, non puoi. Basta. No, ho detto sì. No. Basta fare il capriccioso. No. Dai, ti prego. Battery Pandits se vuoi arrivare a 12. Magari vuoi fare il world record, non lo so. Vai avanti, abbandoniamo G-Shadow lì. No. Grazie. Vai avanti, abbandoniamo G-Shadow lì, vai. Ok. Oh, finalmente sono kill leader per una volta. Bella, Atos. C'ho anche il... Ti possiamo anche trovare le armi dorate. La vado a fare. No, non è vero, è fuori safe. Dai, lo faccio o non lo faccio? È qua, lo faccio. No, perché fuori safe scompare? Godo. È scomparsa la zona. Forse fuori safe scompare. No. No. E dai. Sì, forse fuori safe scompare, l'avevo anche letto. Ma che senso ha poi? Perché? Speriamo di trovare qualcosa di prezioso lungo la strada. Stanno fightando qua. Qua, tipo. Cioè, adesso. Io, sì. Io infatti mi avvicinerei. No, amiche. Da quanto ce li hai? Cioè, al massimo diventano un po' più morbidi, ma ci sta. Tieni, giù. Ti lascio anche le batte. Io ho lasciato delle celle. Qui c'è uno stabilizzatore canna, livello 2. Ma quindi carmi hai G-Shadow? Carabina Nemesis. Ora ti posso mettere anche che un altro market qua. Pensavo fosse entrato. Un 99 un car, un SMG. Un convolto. Distrutto. Manca l'ultimo qua. La tripla di Nico.
Lava. Uno di vita al Vrit, uno. Vrit ha uno di vita, raga. Mi hanno lasciato un po' one. Ogni salto quantistico. Va bene, va bene, va bene. Cazzo, Vrit aveva veramente uno. Ciao, Checco. Ciao, Lulz. Dobbiamo andare in safe qui, che ho... Andiamo da sinistra, andiamo da sinistra, sì. Che sfiga, c'ho veramente uno di vita la Vrit, madonna. Se no... No, sì, andiamo, andiamo, andiamo. Stanno prendendo anche le zip. Sì, no, 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 andiamo di qua, andiamo di qua. Peccato, che non era neanche full, l'ho fatto 150 e si è craccata dopo poco. Allora, non lo so, non mi sembrava scarso. No, no, questi qua erano bravi, questi erano bravi, sì. Questi erano abbastanza bravi, purtroppo. Cioè, l'Horizon mi ha stompato. Eh? Perché siete passati? Sono col culo da Outnico. Carabinieri. Volete andare dalla parte bassa? O... Ah, okay. Dalla parte alta, dai. Prendiamo Zipline e andiamo qua. Andiamo da quella parte. Attenzione. La parte alta sarebbe questo. Comunque. Vado avanti. Che vuol dire ciò, Claudio? La parte alta sarebbe. Vabbè. No, è questa la parte alta. Non credo di. Che possa anche andare a Zipline, eh? Perché? Ah no. Ce l'ho, sì. Forse sì. Quantistico in arrivo. Vabbè, ma andiamo così, andiamo a piedi. No, io adesso vorrei prendere. No, andiamo a piedi. Io andrò a piedi. E siamo in top 3, manca quel team che sarà entrato da qua. Non so cosa troveremo. Sì, dalle zip in sicuro. Sì. Chissà cosa troveremo. Un team mi sa che è qui sopra, Nico. Quindi arriveranno da qua. Se non ho flashato, c'è un team, sì, sopra. Sì, sono qua, sono qua. Sì, l'ho visto. Il muro. Lì c'è una capsula assistenza. Ci guardano. Guarda, li hanno pushati. No, Madonna, quanto si glitcha qui. 500 danni. Vabbè. Distrutto il patto sopra. E io pure a quelli a destra, più che altro sono tornati indietro. Quelli di destra sono tornati indietro, vero? Quelli con Ash sono quelli forti. Eh sì, ma sono tornati indietro, non sono più sopra. Ah, non lo so. In verità sono dentro. Insomma. C'è un team sopra e un team dentro? Merda. No, 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 occhio raga, occhio. Di sotto avrei. È un team sopra e un team dentro, eh? Io avevo capito se n'era andato via l'altro team. Eh no, era una domanda, ho chiesto. No, 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 era una domanda. Ah no, io. No, sono un team sopra e un team dentro. C'è un team sul top e un team dentro, insomma. Great 10.000 kill. Horizon 1879. Ma il team di Bangalore Pat? La squadra 35.000. Il Pat 35.000 kill. Devo ricaricare. Questi sono bravi. Metto un market qua, che magari ti prendi il loot di Pandits. Io forse sono riuscito a coprire la porta di sinistra, va, giusto per dire. Sono una minchia. Non so. Il prossimo anello. Speriamo di trovare del buon bottino. Me la vedo veramente dura ora. Loro sono 3 e 3. E non si pushano soprattutto. Non lo so. Sì, sono 3. Loba, Pat e Bangalore sopra. Non so se sì. Madonna. Ho lasciato la Vrita a 70 di vita. Oh, più che altro anche qua Pat 35.000 kill. Giocano camperati là sopra. Da chissà quante safe stavano lì, minchia. Ero kill leader prima io con 5, cioè. Ex Master scorsa season. Cioè, ero kill leader con 5 prima. Questi qua avranno la kill fatta su di te e basta, probabilmente. Scusa, in tutta la partita. Come sono mannaggina.
magia non ha senso, non ha senso di ma no, basta, va, cioè... Più che altro sono entrambi team là, piccano entrambi noi. Ma no, anche se vi noccano non pushano perché sennò prendono quel cazzo, però non ha senso piccare. Aspettate, solo cura. Mi sto curando. Però dove possiamo giocare? Là dietro, tipo, sì. Poi. Un minuto, cioè, alla chiusura dell'anello. Vogliamo andare? Hanno fatto un knock, per aspetta. Il Pat ha fatto un knock. Pat ha preso un knock. Sulla Wraith. Ok. Wraith con 10.000. E tra l'altro il Pat è ritornato sopra. Non stanno pushando il knock e lo stanno facendo restare. Cioè. Eh beh, sì. Ma non avrebbe senso perdere posizione. Andate a sinistra ora che potete. Cosa c'è qua giù? Hanno ripreso il top? Ma no, per favore, dai. Ma non mi piace. Cioè, non capisco, hanno preso il knock e non hanno pushato. Ah, sì, va bene, Nico. Va bene, insomma. Ma che vuol dire non avrebbe avuto senso, dai, che cazzo. Ci siete voi anche. Vabbè, siamo in due, via. Minchia, lì io con Nock avrei pushato instant. Che rottura di cazzo, aspettare. Nico, da me è buono. Ma se ti piccano, dove ti metti in copertura? Feda. E GG. Noccato uno. Di che team è G? Pandis, Aliwa? È la Wraith. È sempre la Wraith. È il team della Ashe e Orion. Qua secondo me va a finire che uno dei due team la trolla per venire da noi. Probabilmente quello dentro. Penso me l'abbiano già arrestato. Vabbè, ovvio, ovvio, ovvio. Dai, però, ma perché quelli sopra non si buttano per prendere il fucile? Ma figa, veramente! Cioè, boh. Dico, un mercatino senso. Che almeno lootate altro. No. Delle nade, secondo me. Il negozio è aperto. Prendi. Spero non lo rompano. Le frammentazioni. Luta veloce, luta veloce. No, io devo prendere le celle, non ce ne sono più. Minchia, se quelli sopra avessero avuto un fuse, come sareste morti 10 volte. Meno di 30 secondi. Bella. Hanno annunciato ultimate. Si pushano ora, Nico. Non so. Ma non è vero, no. Non si pusheranno mai. Secondo me non si pusheranno mai. Se non hanno pushato per un mezzo secondo. 10 secondi all'anello. Però cambiate idea. Cazzo, qua siamo anche in contro luce, non si vede in cazzo. Ah, il GS in pub. Avete il vantaggio che loro si devono fightare se scendono o se escono. Voi siete. L'ultimo anello lì. Si sta chiudendo. Ci però. Siamo quasi. Ma guai, è più probabile che uno dei due team si butti su di noi, secondo me. Cioè, secondo me ora che si chiude la safe il team di sopra si butta. Secondo me va a finire che si buttano su di noi. Non avrebbe senso, la trollano la partita. E la te se la trolleranno, fidati. Ma fidati che per buttarsi, guarda, se la trollano, fidati. Fidati che per buttarsi su di noi uno dei due team la trolla, io sono sicuro. Hanno già messo zip. Un contatto con il nemico. Oddio, forse con la ulti di Horizon mi devasta. Ma sì, vabbè. Avete il mio L1, lì, mi raccomando, usatelo bene. Va bene. Che ci fa qui il tuo L1, però? Ti puoi mettere dentro il tuo al mio L1, Nico. Aspetta. Se questi qua ci pushano da qua sopra e il team da dentro non li fighta, minchia impazzisco, ti giuro. È quello che fa. Guarda, non li guardano. Questi sono qua sopra e il team dentro non li sta guardando. Questi sono qui sopra e il team dentro non li guarda. Quello a pick su di noi, no, ancora. Vabbè. Ma te l'ho detto, sta partita puzza. A parte che sicuro qualcuno si butta su di noi adesso. Perché non ha senso stare là in open, qualcuno su di noi si butta. Craccato il pat. Qualcuno sopra, mi sa. Io ho craccato il pat. Oh, si è buttato. Preso il pat. Bravo. Sta 2 contro 1, Godo tantissimo, bravo G! Bravo Nico!
ma se mi fa svegliare, cioè, o la trollavano, o la trollavano. Ma che, ma che cazzo è sto in game qua in pub, Dio santo? Abbiamo perso tipo 10 minuti. Porco cazzo, sto endgame qua in pub, insomma. Madonna, da qua avevo strapaura che andasse a finire che tipo un team si buttasse su di noi completamente a random e poi ci arrivasse il panino dagli altri. Ma tu che hai noccato G qua? Infatti il Pat e Lush. Godo. Il Pat si è buttato vabbè. La flash, godo. Io che cazzo ho preso, aspetta? Io ho preso... Vreto, no, l'altro Pat... Ah, boh, non ho idea. Qualcuno l'hai preso. Uno dei uno Ryzen, no? Forse Ori, sì. Forse Ori. Boh, comunque... Vabbè. Ma che poi quel Pat l'abbiamo beccato anche partita scorsa, tipo. I remember his name. Ma come ho fatto a fare i 500 sul carry e 300 sul 99? Il più forte. Anche il più forte. Allo start, sì, ma tipo pochissimo. Complicatissimo. Vabbè. Top 10 partite più difficili in cui... Madonna, veramente, cioè fare... ho fatto il Masters a stagione e non c'è stata una singola partita con un endgame così complicato. Io ho 209 DP 20-20. Nico, dimmi. Io ho iniziato a giocare il giorno che abbiamo giocato insieme. Ma Omega Strikers o Apex? No, ad Apex. Ah, okay. E sono livello 101 del pass. Minchia. Ciao, Dracor. Quindi, ciao. Ah, la Ori ho noccato e io, quindi sì. Quindi sto provando a finirlo. Grazie, Luay. Grazie per il detto. No, boh, comunque, più che altro, cioè, il team più pagliaccio è stato quello che stava sopra. Cioè, prendere il Nox su Verite non hanno pushato. E poi lo sapevano che io e G-Shadow fossimo in due, dai. Cioè, quello là, fight 3v2, lo facevano, la partita finiva... Secondo me a parte che se l'avessero pushato avrebbero vinto la partita loro e non noi, quindi meglio per noi, nel senso. Però... Se dovevano scegliere si buttavano su di noi perché sapevano che eravamo in due. Ma anche gli altri erano in due. Avevano noccato la Verite. Io non mi capacito. No, non capisco come un Pat con 40.000 kill in pub prenda il Nox su Wraith, sente l'altro che sta restando la Wraith e non si butta a finire il team. Cioè, già il fatto che. Cioè, già che hai preso un Nox, in più c'è quello che resta e un fight figa in 3 contro 1 e mezzo, manco in 3v2. Ma avevano Catalyst? Non ho idea. Se avevano No. Catalyst, no. Se. Cosa se. Avessero avuto. Ah, apposta. No, è un'interferenza audio. Apposta. Quando sarà finita? Rampage Lady. Ebbero avvessuto. Ma facci vedere il livello del Rampage, però, mannaggia. Sono la Jump Master. Seguitemi. Ah, questa mi ha convinto a prendere Loba e non Rampart, vedi? Ma più che altro a inizio partita è troppo forte, Loba. Ma più che troppo forte è troppo divertente. Ma avere sempre l'armatura migliore degli altri, avere sempre l'arma che ti piace. Cioè, tipo, a me piace giocare l'Avok. Le munizioni, a me piace giocare l'Avok. È strabello avercelo sempre. Oddio, no. Ciao, Dracor. Ciao. Non ti avevo visto. Ciao. Vabbè, più sentito. Come stai? Bene. Non male, grazie. Pandit, concentrati, è un land difficile, fidati. Minchia, mi ha succiato tutti i colpi da solo uno. Non avevo un'arma. Grosso, The Shadow. Scusami. No. Ho zero colpi. Anch'io. Pesanti o leggeri, non zero. Io non ho proprio l'arma. Mi spiace. Ricarico gli scudi. Giri quando vuoi. No, no, non ho munizioni. Neanche io. Dietro, spaccato la porta, dai. Arriva. No. God. Anche io. Minchia, che start. Che start difficoltoso. Troppo col market. Sì. Vabbè, non ha senso metterlo esattamente. No, no, lo metto. Vabbè, grazie. Sono in low, stai tranquillo. Lo metto verso il centro. No. Non è vero, tu sei in octane. Vabbè. Grazie, stupido dinosauro. Grazie per la resub. Sì, io avevo confermato minchia il pat. Ciao. Ma non sei tu, stupido dinosauro. Cosa ne pensi delle tette di roba? 10 su 10. Vieni qua, metto il market qua dietro. Meglio Lobo o Asher? Asher. No, bella. Ma che cazzo di domanda è?
Che colpi vi servono? Vabbè. Estelle pesanti o... No, Estelle non mi piace. Leggero. Come non ti piace? No, Asher è la migliore. Sono munizioni pesanti e leggere. Insomma. Le ha prese tutte Pandits. Che ingordo. Mannaggina, ragazzi. Cioè, ragazzi, ho dovuto prendere il Sentio. 70 blu. Craccato, 140 blu. No, andatemi qui, però. Ma da su, ma Pandits, non me l'hai detto, cavoletti. Ma l'ho detto, da qui. Sì, ma non mi hai detto da sopra. Ma poi da sopra il mobiletto o da sopra il tetto, scusa? Io ho detto... ma non hai specificato se dal mobiletto o dal tetto. No, non l'hai detto là sopra, ti giuro. Tu hai detto, no, io mi oppongo, Pandits. Tu hai detto da dentro. Cioè, da lì. E io lì ho sparato, però, cavolo, c'era anche quello sopra. E io non lo sapevo. G, ti stanno inseguendo. G, non ti stanno più inseguendo. G, ti stanno inseguendo. Occhio, G. No! No, è morto, è morto. No, non è morto. Madonna, che gli avevi combinato però di Sentinel. L'ho fatto tipo... No, 300. G, guarda quanta vita aveva. No, Nico. No, uno di 199. Ai, ai, ai. Omega Striker? Sì. Vabbè, G-Shadow, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, Nico. Meglio Aimee o Juliette? Entrambe molto forti. Penso che Juliette sia più meta. No, allora Aimee è più forte. No, Pandits, oggi mi sono arrabbiato. Oggi mi sono arrabbiato su Omega Striker, si giuro. Ho scoperto, perché ho scoperto lo Striker peggiore di tutti, quello più toxic e più rompicazzo. Sai qual è, Pandits? X. Ma lo sai perché? Cioè, lo sai com'è il gameplay di X? X ha le abilità che sono fatte per fare i KO sugli altri e non sul fare gol, capito? Picchia solo sì. Anche Fini, Ma X è fatto solamente, lui praticamente con l'abilità ti fa danni. E quando fai la speciale, con la speciale ti fa che anche i colpi normali fanno danni agli avversari. Quindi il gameplay di X è che tu fai danni agli avversari. Quando hai la special inizi a picchiare gli avversari con R2 e li butti fuori. È un gameplay orribile, cioè veramente ti fa girare il cazzo, minchia. Ho giocato contro un X, mi inseguiva per tutta la mappa picchiandomi, è stato bruttissimo, madonna. Infatti la partita dopo mi sono messo io X e ho finito la partita con 15.000 danni. Insomma. Sì. Ne fai tipo 20.000. Vabbè, ma 20.000 nelle ranked, 15.000 li ho fatti in un solo round, in una partita rapida. Insomma. Con Asher ne faccio 20.000 in 7 set. Con X ne ho fatti 15.000 in un round singolo. Eri quindi... con Alezzura? Sì. E cosa ne pensava lei di questa leggenda? No, a lei piace Aimee. Lei sta mainando Aimee. O se no, ha provato a giocare il criceto. Il criceto? Sì, ha giocato il criceto. Però poi Aimee sta mainando. E vuole sbloccare i fini. Anche secondo me, stavo per dire, secondo me Alezzura non è tipo da fini. Sì, vuole sbloccare fini. Pandits, stai un po' attento, mi hai buttato tutta la melma addosso. Ragazzi, per favore. Ragazzi, io vado alla G-Shadow House. Spostiamoci qui. Io vado qua. Oh, ma ci sono sempre le armi qua dentro. Sì, è scriptato. No, è crashato. No. Lo banniamo? No. No, Pandits, dai. Partita trollata, incredibile. Oh. Ah, eccolo. È tornata? Sì, è tornata. Aspetta, Nico. Io vado da destra e non perché sono caduto, ma solo perché voglio. Anzi, prendo il cannone e vado sul top, mi sa. Vengo con te. Io ne brucio una. Ah, è rientrata. Mi fa piacere. Una armatura viola da me. E ne ho due però. Arriva. Sono due team. Sono tutti dentro. Fatto uno, fatti due. Fatti one tre. Shot. No. No, G. Abbiamo eliminato tutta la squadra.
Shilda. Eccola, eccola. Shilda. Inizia. Zero danni, let's go. No. Fandis, come non armi? Ah no, c'è un altro nemico. No, gli swap, gli swap, gli swap. No, Pandiz, aprimi. Grazie. Mamma mia. No, no. Pandiz. Ma chi è questo? È morto. No, un'occa vicenda? Mi sa di sì. No, ehi, no, oggi. A me ha beccato 130 HS di Sentinel. Ma... te lo di, questo qua appariva G-Shadow la partita scorsa. Ma l'hai buttato? Sì, da tipo 3 ore. A me ha beccato 130 in HS. Ciao, a me ha beccato 130 comunque, in HS di Sentinel. Grazie per avermi droppato una delle tue due armi quando l'ho chiesto 10 volte. Prego. Comunque raga, io dimmi. Ora devo salutarvi che domani devo andare a fare un viaggio. Epico, dove vai? Se incontro Brady MC, vi mando la foto. Io l'ho incontrato oggi. Su Bella Salvo. Vabbè, su Omega Strikers. Su Omega Strikers. Come fai a saperlo? Sto riavviando un attimo. No, perché stai riavviando? Perché quando crasha sto gioco di merda non mi fa ricevere più gli inviti. Ma non è vero, no. Ma non è vero. Vabbè. Ciao Pandiz, ciao G. Ciao, ciao Draco. Ciao. Salutato in ordine di importanza? Immagino di sì. Ciao Pandiz, ciao G, ciao Nico. Sì, allora credo di sì. Insomma. Penso di sì. Quando vuoi, Pandiz. Cioè. Ma la PS4. Cioè, ciao, Claudio. Ma perché non prendi la PS5? Perché non ho soldi. E falli. Li danno tutti a te. E falli. Vabbè. Ma quando ce li ho, li dono a te, Nico. Ma non li voglio donare. Non ci sono egoista. Io, non ti preoccupare. No, è vero. Neanche... Sai che oggi mi ha taggato nel gruppo. Cioè, nel nostro gruppo, e fa, a Padova ti offro il sushi. E, va bene, cioè, ho avuto... Io nel dubbio ho screenshotato il messaggio, perché non si sa mai che poi l'abbia cancellato. nel dubbio io ho screenshotato il messaggio. Non ci pente di aver scritto il messaggio. Chi è che ti offre il sushi? Stekech. Ciao, Cristo. Sì, non so per cosa. O gli è arrivato un po' di... Cioè, come si dice, hai capito? Un po' di senso di colpa per ieri, secondo me, forse. Che è stato veramente cattivo e tossico. Le 20 bombe no, me. Ma non tanto quello. È che è stato veramente tossico e cattivo nei miei confronti ieri. Cioè, sì, è vero. Omega Striker sopra. Mamma mia, veramente. Io avevo fatto un'osservazione così nel chill e lui ha iniziato ad arrabbiarsi. Cioè, io gli ho solamente fatto notare come abbia uno spirito veramente da perdente e lui ha iniziato a flammarmi, ad arrabbiarsi. Cioè, veramente tossico. Io ho fatto solamente un'osservazione per il suo bene. Cioè, io l'ho fatta no joke per il suo meme. Cioè, per il suo meme, per il suo bene. Cioè, non era un meme, era per il suo bene, veramente. Per il suo pene? Per il suo pene, era per il suo pene. Fai cagare a questo gioco. No, non è che gli ho detto fai cagare. Io ieri ho detto a Stekech, hai l'animo da perdente. E lui si è arrabbiato. Vabbè, ma comunque fai cagare e comunque... No, dai, fai cagare, fai cagare antipatico e tossico. Che c'hai la mentalità da perdente, gli ho detto. E però era vero. Cioè, io gliel'ho detto per incitarlo. Resa? No, ti giuro, quando uno mi fa così ma mi fa incazzare. Arrendersi. Veramente! No, ma perché più che altro è stato il fatto che lui ha iniziato a dire ma raga, questi sono troppo forti, ma questi sono forti, c'hanno le skin, sono forti, ma sono dei tryhard, dai raga, ci arrendiamo, dai raga, ci arrendiamo. Madonna, dai, io faccio la resa, facciamo la resa. E io gli ho detto, c'hai la mentalità da perdente, Dio caro. Cioè, io piuttosto che arrendermi, figa, prendo il cazzo e perdo tutti i round. Ecco, tipo, vedi. Ma almeno nel giocare... Che no. Il primo giorno che l'abbiamo scaricato, c'erano quelli tryhard? Cioè, lo spirito... ma è giusto, ma che giochi? Ma se tu devi giocare contro quelli forti per migliorare. Cioè, se tu fai che ogni volta che ti becchi uno più forte di te quitti e ti arrendi, minchia, non migliori mai. Cioè, se continui a giocare contro quelli più scarsi, figa, non migliori mai. Cioè, è per quello gli ho detto, c'è la mentalità da perdente. Grazie, Presidenta, grazie per la sub. Premi nel link per entrare nel gruppo Telegram e se vuoi mandare la richiesta d'amicizia, mandale, te l'accetto. La tecnica degli slime l'ho vista da quella lì. Ma vedi, infatti. Ma pure io giocando contro i giocatori più forti nelle prime partite, avevo iniziato a minare Asher perché l'ho vista giocata da loro e mi piaceva. Cioè, tu contro quelli forti, se quitti sempre, figa, non impari mai. Io slime. Dai, Nico.
Ma cioè questo, ma infatti io l'ho detto, perché questo c'è il suo mega, ma lui c'ha sta mentalità su ogni gioco. E infatti pure su Apex è uguale, figa, non è che se ti vedi campioni pred, minchia la quitti. Se no, minchia, giochi fisso nelle lobby di orientamento, madonna, non è che migliori tanto, nel senso. Ma poi è noioso dopo un po' giocare con la gente scarsa. Cioè tu vuoi giocare anche con la gente forte per un po' di sfida. Ma sti cazzi della sfida, cioè è bello vincere, quello capisco, cioè è bello vincere e non perdere. Però, nel senso, se ogni tanto ne becchi uno più forte impari, ci sta. Come dicevano i miei maestri di quinta elementare, sbagliando si impara. Esatto, i tuoi maestri di quinta elementare erano più saggi di Stekech. Grandi maestri, grandi saggi. Grandi saggi di quinta elementare. Beh, oddio, non so se loro sono di quinta. Vabbè, non lo so, cioè... Oh! G-Shadow. Bravo G. Vabbè, dai, tranquillo. No, sbaglio sulla porta, ragazzi. Vabbè, ma sbagliando si impara, vai tranquillo, dai. Cioè, perfetto. Avrei, ragazzi, sicuramente imparato. Per favore. No, ma sbagliando si impara. Io preferirei farti confermare così impari per bene almeno. Tranquillo, G. Che palle. Basta, io mi arrendo. No, no, no. Non ci si arrende mai. Ma dai, ma era anche da solo questo, G. No, 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 Panis, non mi... Che è successo? Non capisco. Non capisco tutto. L'abilità di Revenant l'ho vista e sì, molto, molto, molto figa. Sopra. La ulti sembra molto forte. E io mi vado a prendere in verità il tick bottino qua. Ok, io vado a farmi... Ma vai tranquillo, vai a fare le 20 bombe tu. Io preferisco... Ok. Voglio prendermi l'Avok dorato più che altro, arrivo. No, no, ci sto. Sì, assolutamente. È un'ottima tattica di gaming. Cavolo, ho trovato un lombo. Vabbè, va bene lo stesso, dai. Vabbè, prendo io l'Avok allora, dai. Prendilo pure, vai. Io ho trovato un bellissimo lombo col 2-4. Lombo viola. Quindi non ha la rigatura. Però... Molto, molto. Contento. Ma sì, vabbè, io ma contento. Cioè, va bene. Ah, ma c'è un altro Avok qua. Ma allora, guarda, lascio il car. Se posso, cioè. Sto arrivando, eh. Ti vogliono fare a pezzi, no, dice, ma... il tuo personaggio, stai attento. Ma... sì, mi vogliono distruggere. No, ma mamma mia. Mi vogliono umiliare. Sono sopra. L'ho quasi colpito. Occhio che ti pushano, cioè. Vicino, io la vedo molto male. Sotto. I due sono sopra. Ma c'è un altro team. C'è un team full team da dietro. Mannaggina, non li avevo visti e sentiti. Vabbè, sbagliando si impara. Sbagliando si impara. Eh. Eh sì. Vai, Pandiz. Sbaglia anche tu, così impari un po' anche tu, però, dai. Ok. Minchia l'Avok però. Dico, ci abbiamo provato. Beh, oddio, io non tanto, 190. Ah, ok. Ok, sì, ci abbiamo provato, è vero. Allora, praticamente, G-Shadow, allora, se prendi in mano il tuo controller, noterai che con una presa standard solitamente poggi l'indice in un punto in cui ci sono due tasti. Dovrebbero essere un tasto e un grilletto, ok? Solitamente col grilletto spari. Però forse tu hai cambiato i tasti e spari col tasto, quindi con l'R1? Sì. Ok, allora spari con l'R1, perfetto. Okay. Vabbè. E poi? Sì, sì. No, basta. E se colpisci gli avversari fai danni. Perché ho visto che avevi 0, quindi sì. Con R1 vabbè, spari. Grazie per avermelo detto, che gioco da sì, poco. Sì, sì, sì. No, va bene, va bene. E se spari inquadrando gli avversari e li colpisci fai anche... fai dei danni. Tra l'altro facendo danni puoi livellare l'armatura, che ti diventa più forte, ti copre meglio i colpi, puoi... sì, puoi fare tante cose. Poi in generale fare i danni ti serve per fare anche le kill. Facendo le kill... Le kill sarebbero le uccisioni in italiano, e usiamo il gergo inglese, sì. Sì, okay. E praticamente facendo le kill, una volta che li uccidi tutti arrivi e devi rimanere per ultimo, è un battle royale. Quando rimani per ultimo, quindi le kill sono un po' il cuore del gioco. Sì. Ah sì, forse questa cosa la conoscevo già perché io vengo da Minecraft. Ah vabbè, le Bedwars, le Skywars, gli Hunger Games, sì, ci sta.
No, io non le giocavo quelle modalità, erano troppo difficili. Ah, cavolo, e cosa giocavi su Minecraft? La creativa. Ah, oddio. Le draw battle. No, io uccidevo i piccioni con la... Io uccidevo i maiali. In creativa. Ciao, vabbè. Nel Nico, come si fa il bunny hop? Da pad dipende se sei... Con le mani. Dipende con le mani. Dipende se hai l'accovacciamento su Sino o su Mantieni. Se sei su Mantieni, se non è vero, puoi fare entrambe le cose. Se sei su Mantieni, devi tenere premuto il tasto della scivolata e spammare il tasto del salto. Se utilizzi Sino, devi fare scivolata salto e poi premerli uno alla volta. Fare scivolata salto, scivolata salto, scivolata salto, scivolata salto, scivolata salto. Cioè, devi fare scivolata salto. Ogni volta che sei in aria, ti devi riaccovacciare. Poi, appena tocchi terra, risaltare. Devi praticamente continuare ad alternare scivolata e salto. Se invece sei con Mantieni è più facile, perché basta che tieni premuto la scivolata e spammi il tasto del salto. Però si può fare anche con Sino, sì. È una bugia che con Sino tu non possa fare il bunny hop. Lo puoi fare tranquillamente. Ma questo è stato veramente un comportamento tossico da parte vostra. Ma no. G-Shadow, sono stato tossico, mi dispiace. Sì, Nico, basta, mi deluso. Ma... Hai visto però che l'abbiamo scazzottato via dalle casse, Godo? Non ha potuto lottare. Ma Pandiz, tu per caso hai trovato un'arma? Sì, un flatline epico. Ma sei un fortunato. Ma no, tu sei andato a fare sta roba senza dircelo. Ciao, scanna. Scusa, ma epico non era Minecraft. Ma... Anche qui ci sono le rarità delle armi? Io vado a fare questa cosa... Guarda tipo qua. Diamante, oro, ferro, rubino, oro, pietra rossa, smeraldo, lo puoi scambiare col villager. Guarda, il villager è lui. E perché lo picchi? Di solito quando li picchi si arrabbiano. No, no, ma infatti non lo picchio io, non devi picchiarlo. Ah, ok. La forbice. No. Ma cavolo, ce n'è uno là. Lo hai visto? Sì. Va bene, io pusherò lui visto che Pandiz è morto. Questo chi è? 42 blu. Oh, Ryzen con 19.000 kill. One shot la Breit quasi. Là davanti era quasi one shot la Breit che è andata in fade. Che cos'è? Perché ce la fa una sceviola? Seguila, seguila. No. C'è un Ryzen bianco. Cavoletti. Peccato. Vabbè, però hai sparato stavolta, no? Vabbè, sì. Hai fatto anche una kill. Bravo. No, dai, dai, dai. Maledetto, però. Vabbè, ma perché tu hai fatto la kill sì, ma hai solo 100 danni. Cioè, non... No, era un 100. Cavolo, ma io, ma ti... G-Shadow, ma ti ricordi? Ti ricordi quel momento, quel periodo in cui Pandiz, tipo, carriava, faceva 3000 danni? Sì. Cavolo, ma che gli è successo adesso? È la mappa. Cioè, lo vedo veramente scarico, a inizio serata, madonna. La mappa, io... Vabbè, avrà sonno. Ti giuro, no, sembra veramente... Sì, sembra veramente un'altra persona Pandiz adesso. A inizio serata, madonna. No. Notte, Pinca. Ma io ci voglio andare tanto. Ci abbiamo provato. Se andiamo alle 11 e mezza, giochiamo fino a mezzanotte e mezza, l'una. No. Sai che slurp di gioco. G-Shadow, ti ho detto. Ci voglio andare tanto tanto. Ho capito, ma se G-Shadow fa le 20 bombe, andiamo su Omega. Ma G-Shadow è scarso. E appunto. Non credi in lui? Ma io ho appena imparato a giocare... Ma le puoi fare, dai, so che hai fatto 19... ok, 20 bombe di G-Shadow, okay. Sì, no? Oppure qualcosa di più... Vai, 20 bombe di G-Shadow, sì o no? Ma no, ma perché poi nessuno betterebbe sul sì, dai. Ma sì, io betto sul sì. Ma non ci credo. Fammi il video mentre sì, lo Nico, fai. Almeno li scambiamo, Nico, mi dai tutti gli agrumi a me. È vero. Allora, gara di meno danni. Facciamo gara di meno danni perché ce l'ho salvata. G-Shadow, Stack e c'è Pandiz. No, però non c'è Stack, come faccio? G-Shadow, Nico e Pandiz. Siamo noi? Sì, siamo noi. No, no, sì, siamo noi, siamo noi. Te lo giuro. Guarda la Pandiz, Nico e G-Shadow. Gara di meno danni.
Fai quante kill fa Nico, 7 più o 7 meno? Sì, però insomma, ciao Nico, mi dai un consiglio? Secondo te dovrei prendere l'Heirloom di Bangalore o prima la sua skin prestigio? Allora, io mi rifiuto di rispondere a questa domanda, per favore in chat rispondetegli. L'Heirloom tutta la vita, grazie. Non prendere la skin prestigio assolutamente. Tra 20 minuti a casa. Non prendere assolutamente la skin prestigio di Bangalore, non prenderla neanche dopo l'Heirloom di Bangalore. Cioè, se trovi un altro Cimelio, prendi quello di un'altra leggenda piuttosto. Prendi quello di Vrenco. Tanto la skin Cimelio è bella, ma tra una settimana non la usi più, perché troverai skin leggendarie più belle. O quantomeno aspetta, tipo... Davvero? Beh, pusciamo lui allora. Ho visto la sua cassa. Ah no, è proprio esplosa la cassa, cavolo. Speravo che fosse tipo ferma FK. Oh, ho trovato un'arma, ma con questa si spara? Ci provo, aspetta. No. Pandizio, io il mio l'ho ucciso, tu l'hai ucciso? Ci siamo fuori, è risalito. Tranquillo, tranquillo. Arriva da te One Shot, Nico. Dove? Non lo so, perso. Ma non c'è. Oh, ne ho ucciso uno. Bravo. Il mio l'ho perso. L'hai perso? Ma pugni, guarda, quelli così meglio perderli che trovarli, Pandiz. Cioè. Lascialo stare, vai. Ma perché andiamo... l'ho preso a pugni, Nico? Perché non avevi un'arma? No, l'ho preso a pugni, proprio di pugni, ha fatto un'animazione bellissima. Che cos'era? Pandiz, sai che forse ho sentito il tuo? L'avevo fatto a 139. Ma è un ninja, Pandiz, è invisibile, ti giuro. Lascia stare, va. Tu sfotti. Ma te lo giuro, è invisibile, no. non lo vedo, ti giuro. È un ninja. Andy, sei un ninja, era qua. L'ho appena capito. Raga, c'è un tipo fortissimo. Ma Andy, sei un ninja, non c'è. Ma ti giuro, io l'avevo... Vabbè, basta. Però l'avevo lì, cioè l'avevo sentito, era qua. Ah, ma eccolo! No, raga, è one shot, raga. È stato fermo là all'angolino, mi era puntata tutto il tempo, basta! Quello non è neanche il mio. Ah, non era il tuo? Però era là, fermo. No, io lo bango, allora avevo. Pandiz, che palla. Veramente, veramente avvilente questa morte, cavolo. Cioè... Non ha tanta vita. Dai. Scappa. Dove è andato? Ma prendete il cannone verso l'alto e rispawnatemi sopra. Boh, non, sincero, non me l'aspettavo camperato all'angolino. E soprattutto non me l'aspettavo armato. Non me l'aspettavo armadio là sopra. Cioè. Nico, andiamo sopra. No, prendi il cannone verso l'alto. Prendilo all'indietro e restami sopra. Hai un'arma in più da mollare? Una spiti, però senza colpi. Bella, Idan. Cioè, non c'è niente di meglio. Oh, ci rendono qui. No, propongo di girarti e andare a respawn quello dietro, allora. Distrutto questo. O se no, respawnatemi qua e mi prendo il loot. Cavolo, però, G-Shadow, non devi morire. Falli su fila. Scendo. 54. Ti mira all'horizon. Ma non hai... Fullati qua, che fai? Ma io non ho capito perché la mia ulti non sia andata sopra, ero già sopra io. Comunque G mi ha fatto buttare 11.000 agrumi, bravo coglione. Oh, scusa. Vattene via subito. Bravo. Non lo so se riuscirai secondo a recuperare. Sali, It's Pandiz. Prendi, usi il cannone e vai sopra. È vero, quella sarebbe una grande giocata, però. Ma sì, complicato. Molto difficile. Dove sei morto? Qua dentro. Dentro? Fuori dalla porta. Vabbè, là ne... però. Sono proprio là loro, Lo so. Aspetta un attimo. Aspetta. Ce la fa, aspetta. Aspetta, non ora. Ma se fai rumore, però, cavolo, ti sentono. Cioè, devi fare. Fai il ninja, fai tipo quel pat. E scendi. No, io odio quel pat, veramente. A ripensarci, madonna. Che rabbia. Oh, rabbia.
Oh, rabbia. Ti giuro, se ripenso a quel patto, oh, rabbia. Ciao, Zaka. Se ripenso a quel patto, rabbia. È stato accovacciato lì tutto il tempo. Cioè, una mossa veramente antipatica, più che altro, no? Cioè, molto subdolo. Ma che poi, perché era lì? Non lo so, infatti. Perché era lì? Che ci faceva lì? Che ci faceva lì accovacciato? Bravo, va bene, bella bella intraprendenza. Ma sono là sopra. Vabbè, a sto punto riprendi il cannone indietro. No, dai, riprendilo di nuovo verso l'alto, però, Stay secondo me, dai. Io lo riprenderei. Ma per forza. Io lo riprenderei. Okay, va bene. Ma no, che fai? E adesso vai a piedi. Ma G-Shadow, ma stai trollando? E non riesco a capire. Va. Cioè, io vorrei... Hai presente, stanno tipo, affettando. Non so, quando i pro player fanno i video in cui fanno vedere i loro gameplay e commentano, no, tipo, nella mente di Power, tipo, fa vedere i suoi gameplay e commenta il perché ha fatto una scelta in un determinato momento. Vorrei vedere, boh, G-Shadow che mi commenta perché ha preso questo cannone quattro volte avanti e indietro. Perché voi mi dite verso l'alto e io verso l'alto capisco verso di là, perché di là è in alto. Eh sì, infatti intendevamo là. No, no, intendevamo là, infatti. Intendevamo proprio là. Ma lì non c'è il respawn. Ma... No, non sono io. No, è G-Shadow. Ah. Ok. Nico, sali. No, ma sono già sopra. Sono dentro lo zaino di G-Shadow, guarda. Va bene. Guarda, puoi andare là a sinistra, c'è un respawn molto carino a bordo safe. Sì, questo? No, a sinistra. No, a sinistra. A sinistra, geombra. Qui, qui. A sinistra, geombra. Allora, qual è la mano con cui scrivi? Qual è la mano con cui scrivi? La sinistra. Ah, cavolo. allora là. E allora verso di là. E allora, scusami, lo sai allora qual è? No. Ma sei mancino? Io scrivo con la mano che mi capita. Ma no, sì, vabbè, dai, sei mancino, sincero, sei mancino? No. Ma che vuol dire no, dai? Oddio. Sono destro. Sei destro, ok, va bene. Sì. Ok, ok. Bello. Boh, non capisco. Cioè, mio fratello era è mancino ancora, in verità, ma da piccolo si vergognava ad essere mancino e quindi si impegnava a disegnare con la destra. Figa, faceva dei disegni di merda, faceva. Mamma mia. Cioè, li regalava ai miei genitori a me dei disegni di merda, perché li faceva con la destra, si impegnava perché si vergognava ad essere mancino. Dei disegni veramente di merda. Cioè, ritornano. Cioè, i disegni ritornano. Dei bambini già fanno schifo. Poi lui li faceva con la mano debole apposta perché si vergognava della sua mano forte. Faceva veramente dei disegni di merda, minchia, tutti storti. Avete il loot di questo? Vediamo cosa c'ha. Alternator e wingman. Guarda Bandits come sviluppa tutto. È il minimo. E il massimo qual è invece? Oh, di qua. Sì. Posso il suo loot io, visto che Bandits ha preso l'altro? Devo sempre ucciderli. 13, ma non è morto. Ma come? Ma come? Gli ho fatto 13, non è morto. Mi servono munizioni energetiche. Beh, mi sembra sinceramente... Devo sciocullato, non lo voglio lasciare. E non lasciarlo? Ma chi t'ha detto di lasciarlo, scusa? Ma non ho più le munizioni. Beh, solitamente in questi casi si dice la doppia di Nico. C'è il volte, Nico, se lo vuoi. Grazie. Se vuoi, lo prendo io. Lo voglio. No, ma questo aveva la Mozambique d'oro, ma come giocava? Con le mani, penso. No, secondo me con i piedi. Ah. Come Ventuccello. Esatto. Ma alla fine ce l'ha fatta a fare il master o ha mollato, vero? Sì. Ma non è vero. Ma non è vero, non l'ho più visto in live con i piedi. No. Perché si vede era fatto veloce. Secondo me si vergognava un po'. Raga, sono da me, mi hanno pushato. No. No, te lo giuro. No, te lo giuro, vabbè, raga. No, te lo giuro, me ne sono comparsi tre di colpo, cioè, sì, ero vicino a voi, poi di colpo me ne sono comparsi tre addosso. Sorry, bella. Effettivamente, sì, non stavo trollando. Tu dovresti, cioè, non capisco, G, avresti dovuto riprendere il TP a quel punto. Dai, secondo me Panditz fa il clutch, era carico prima, oggi ne ha fatto uno. Secondo me rifà il clutch, Panditz. Secondo me no. Anche secondo me no, però. Ah no, dai, secondo me sì. Cavolo, la bet. Dai, sono scarsi, hanno 1000 kill e 200 kill.
sono scarsi, ma ti hanno ucciso. Vabbè, ma hanno 1000 kill e 200 kill, te li fai. Ma però... le tue kill sommate. No, Pandiz ne ha 1300. Audio. Godo. Mi sa che non ti è servito molto quest'audio, audio. Ma sai che io godo perché ho vinto la gara? Cioè, l'ha vinta... No! Kill, pensavo di avere di più io. No. Ma io ti giuro, ero convinto di avere più danni di te. Ho vinto la gara. Ma l'ho vinta, cosa godi? L'ho vinta io, stupido. Stupido. Shadow mi ha fatto sprecare 11.000 grumi. Sto qua gode, non ha capito che l'ho vinta io la gara. Non... Cosa godi? Godo perché l'hai vinta. Avevi bettato su di me? No, io ho bettato su quel coglione di G-Ombra. Ma cos'è Nicola Trolla? L'ho vinta. Gara di meno danni, l'ho vinta, facile. Cioè, chi ha votato te, Nico, è diventato ricco. Sì, è diventato... Sì, godo, infatti, ma sai adesso che... Adesso ho fatto soldi, sono diventato ricco. Basta. Allora, facciamo... Su Omega. No. Gara di meno kill, facciamo. Ho vinto, dai. G-Shadow, Nico Pound. Non più agrumi, Nico, non posso. E allora scommetti qualcos'altro. No, tutti su di te, brutto coglione. Avevi solo 11.000 grumi. Scusami, G-Shadow però. FH squeezy, Perché continua a dire che 10 minuti c'è? Non lo so, infatti lui continua. No, poi ha scritto ci sono, 20 minuti ci sono, 10 minuti ci sono, ci sta facendo la telecronaca tipo. No, mi dispiace per Stekaci, quindi ci alterniamo su Omega. Anche se ieri lui non l'ha fatto. Dai, Nico, regali la sabba a cavallo. Eh? Dai, Nico, regali la sabba a cavallo, 190. Dammi... E per Omega. Quattro motivi. Vuoi giocare Omega? Allora, dopo cavallo e un main lifeline con 17.000 kill. Cioè Nico vuole cavallo... giocare Omega dopo ieri che ha tossicato tutto il tempo. No, veramente. Nico, ma tu permetti che se mi posso alternare con te? Ma quando l'ho detto, Edo? Aspetta, quando l'ho detto? No, io ho io ho flammato Stegec per il suo comportamento di ieri. Ve l'ho detto, ho flammato Stegec. Stegec, se vuoi te lo ripeto in faccia. Hai la mentalità da perdente. Però vabbè, dai. Stegec comunque sì che viene al posto di G-Ombra. Perché ha donato tutto meno di me. Andiamo laggiù. Quindi no. Ragazzi, secondo me c'è un po' troppa gente. No, dai. Vai, prendete a pugni. Picchialo. Aiuto. Io non ho. Mannaggia. Ma? No. Mi avete rubato i colpi comunque, non ho colpi. Non ho colpi neanch'io, raga. Voi avete rubato i miei. Ho zero pesanti. Io ho zero pesanti, lascio delle leggere. Non ho di niente. Mi sto curando. Ma qui c'è il loot. Che ho preso io, ovviamente, non tu. Ho preso la mozza. Va bene. Merda. Da me c'è un flatline senza colpi, ma è carico però. È carico, se è carico lo prendo. È carico, in teoria sì. A meno che non l'abbiano swappato loro. È carico, quindi lo uccide tutti. Li uccide tutti. È carichissimo, sì, è carico. Ah. Sì, è carico, senti urlare. Forza, raga, pushiamo! Vai! È il flatline, sì. 45 secondi. Ma uno saliva da me. Oh! Mi buscia! 128 Horizon. Infatti mi ha fatto. Ma come il patto ti ha fatto? Sì, ma ho flippato. Ma un altro patto allora. Ho finito i colpi tutti. Questo patto. Era quello di prima, quello, il fatto che c'è quello in finale lì.
Ma che infine? Ma non è vero, no? Quello si chiamava Adini. Garakid, mi sa. No, però gara. Ma G-Shadow 60! Sì, ho vinto. Male. Male male G, male male, male male G. Ho vinto, no, non è molto male, male ho vinto. G. Bene bene. Ma no, non è vero, era gara di meno kill. Era gara di meno kill, non era gara di meno danni. Non hai vinto niente, basta prenderti meriti di sfide che non hai vinto. Insomma. Nico, come si suol dire, sbagliando si impara. Sì. Ma è sì, come si suol dire o dice, non l'ho mai capito. Oddio, ok, flammiamo ruppo. Oh. Aspetta. Aspetta. Perché io sapete che ho messo la foto oggi. Ho messo la foto, il re delle crepes vi aspetta in live questa sera alle 21. E questo ruppo mi risponde su Instagram, ma è cruda. Brother, ho messo letteralmente la foto che stava in padella, ma la stavo cucinando, no? È certo, è cruda, la stavo cucinando. Ti prego. Dai, ruppo. 6, 5, per favore. 4. Cioè, ho messo la foto, era in padella, la stavo cucinando, certo che era cruda. Cioè... Quindi stai dicendo che aveva ragione il ragazzo? Sì, certo, ma era cruda perché la stavo cucinando. A parte che nella foto non era cruda, era già bella pronta praticamente. Il re delle crepes. Le crepes sono molto sottili, si cucinano proprio 2-3 minuti. Sono buone. Cioè, non è che... Con cosa le hai mangiato? Nutella. Nutella? Buono. Nutella. Le crepes alla Nutella. E non hai fatto Nutella e banana? Non avevo le banane, le devo comprare domani. Io mangio i pancake con la Nutella e la banana. Buone, ma banane crude o le cucini? No, o cucinate? Sono crude. Crude. Ma a me piacciono anche le banane cucinate. Molto buone, diventano dolcissime. Sì. Hai mai fatto la pizza con Nutella e banane? Io sì. Una volta ho mangiato la pizza con la Nutella e basta. Pizza con Nutella e banane troppo buona. Mamma mia. Una volta ho fatto una pizza che aveva Nutella, banane, cioè era metà Nutella e banane e metà diavola. Ah, insomma. Buona. Cioè sì, il concept era mangiarsi prima la metà diavola e poi passare alla metà con Nutella e banane, e ha funzionato. Ma non ti però sazi l'ho cucinata... metà diavola, cioè nel senso. E vabbè, ma poi ti sazi con la metà di Nutella e banane, che vuol dire? No, non va bene. Eh sì che va bene, il concept era questo, era una pizza che mangiavi prima, dai G-Shadow, ha funzionato, mi sono saziato, era okay. Molto buona. Ok. Sì sì. Soprattutto nella parte in cui Nutella e pomodoro si mischiavano. Le missioni delle Mystery Army devono essere fatte per forza in Battle Royale. No, va bene anche su mixtape. Ciao Ricottaro, al momento no. Perdenti. E poi sbocchi perché fa vomitare. No, mi è piaciuta molto. La pizza con dopo la bet sulle 20 di G. No, godo, buonissima. Coglione. Buonissima, non quanto quella con l'ananas, ma comunque molto buona. Che cazzo. Cupa cabra. Sì. Jump master. Provate a starmi dietro. Il mio migliore amico. Ciao Toxic. Il mio migliore amico. Perché Toxic? Ciao Toxic. Ciao The Toxic. No, ma no. Toxic. Toxic. Sapete cosa faccio adesso? A che ora andate su Omega? Sì. Mezzanotte. E mezza. Mezzanotte, mezzanotte me. No, Nico, mezzanotte e mezza. No, mezzanotte. Godo. L'hai detto? L'hai detto? No, l'hai detto. Ma quindi tu non ci vuoi giocare, Omega? Ma sì che voglio. E allora? Cioè, ti abbiamo scoperto, no. Gente, ma no? No, no. Mi invita ai gruppi. Sono io. No, non è vero. Sono Nico, io guarda cosa ti lascio. Scusa. Grazie. Che gentile, ti lascio in cambio una wingman. Nico, quello di fronte ha un AWOC. Però io non ho colpi energetici. Infatti. Cavolo. Per quelli non ti posso aiutare. Cioè, ne ho proprio zero. Distrutto. Usciamo. Abbiamo fatto un Nox. Oh, la battuta, l'ilarità. One. Dove? A 20 di vita. Si è buttato. 25 di vita, 30, 40, si sta shieldando. Nico è qui. Nico. Tranquillo, Pandiz. Ma Nico era lì, tu stavi andando di là. Ma non è lì. Vera, ma gli volevo fare il giro. Voleva farlo restare.
Sai che ma se no... dopo giochi tu a Omega lo stai. Lo so, lo so. G, ma perché trolli? Sono già arrivati. Devo. Sì, devo ma perché mi hai beccato per mezz'ora, madonna. Devo capire se poi giochi. No, capito, non lo so. Sta facendo la. Ho parlato che ci siete voi tre in realtà. Dov'è? È fuori. Mi vuole confermare. Dov'è? 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 È fuori, fuori. Ma svuoppa adesso Nico, te. Mi ha svuoppato, sì. È dietro, dietro il muro. Sta salendo. È scesa, non l'avevo vista. Non l'avevo vista che era scesa. Non l'ho grande sentito. Gisciato, grande. Cavolo, erano a terra tutti. Mancava solamente quella rissata. Che schifo. Ho la live che è nah. 5 minuti in ritardo. Che rosic. Che palle, solo perché era catalista. No, più che altro che palle che. Mi ha beccato per 10 secondi. Mannaggina. Poi sono morto. Mannaggia, non mi ha rianimato in tempo. Tipo una volta. Che sfiga, che non ho catti gli altri due full. Mancava quello appena rissato. Che Cristo di Dio era Catalyst. Oh, dopo gioca a Stereo. C'è godo. Eh sì, paga. Cosa c'era? Gara di meno kill. Quante ne avevi, Pandits? G-Shadow ha vinto, no? Vero. No, non è vero. L'avevi. Ne hai noccato uno, no? O l'ha noccato G? No, io ho noccato quello sul tetto. E ha vinto Pandits. Allora, godo. No! Come eravate 1-1? No, Pandits ha vinto. Era 0. Era 0, non ho killato nessuno. Cavoletti, io sarei stato a 3. Però mi è stato ressato. Mi sono stati ressati. Meno kill o più kill? 7. Ragazzi, devo andare aspetta a tryhardare su Omega Strikers adesso. Cioè, volete vincere anche su Apex oppure no? Ma guarda, su Apex in verità abbiamo vinto. Cioè, l'ultima vittoria è stata alle 21:20 circa, però abbiamo vinto. Porca troia! Ma... No, ne abbiamo vinto anche un'altra, Nico. Quella lì dove eravate tu e G-Shadow sotto, c'erano cioè due team sopra, Pathfinder 35.000 kill. Ah, è vero, è vero. Ne abbiamo vinta una in cui c'era vivo solo Pandits e una in cui eravamo vivi io e G-Shadow. Cioè, sono le 11:30 e ne avete vinto solo due. Sì. Però erano molto belle, dai. Il potere della cimizia. Però erano molto belle le due vittorie, vero? Cioè, erano proprio belle, cavolo. Beh, la mia sicuramente sì. Il potere della cimizia. Ma quello lì è perché vogliamo giocare a Mega Strike. Cioè, G-Shadow conta che come record di danni ha tipo 300 stasera. Non è vero. Quella, o cioè? Ho tipo 1700. Ah, sì. Vabbè, è arrivato. Che sei, Fade? It's Timmy. Quella. 1700. Bisogna ricominciare a dire quella perché siamo quasi. Cioè, manca poco a Games Week. Godo, quella meme morto. Quella. Quella patatone. Mi manca patatone, mamma mi manca. Tocca. Raga, ne ho craccati due da me. Raga, one shot in due da me. Ah. Ok, era one shot anche l'altro. Io resto Nico Pandits. Ma va bene Pandits. No, sono fuori. 10 team. No, no, resta Nico, fidati, è la scelta giusta. Hai un medikit per caso? No, per me non per caso, scusa, più per me. Ce l'hai? Non penso. Ah, ok. Per caso ce l'ho ho io. Ho una battery. No, vabbè, tranquillo, mi faccio due cell. Caso! Caso! È pronto da mangiare. Che si fa? Dire. No, non molto. No. Ciao, Stefano. Non ciao, particolarmente. Ciao, Nikom. Ciao. Ciao, Nikom. Avete visto la mia granata? Ma nel poligonettiero ci sono i nessi? Sì. No. Ma me lo giuri, Nico? No. Ok. Scendi da quel treno. Ma dove sono loro? Questa gli farà male. Cioè, erano qua, cavolo. Oh, dentro. Ma è dentro dove? Sopra o sotto? Ma sopra il mobile o sopra il tetto? Sopra la barriera. Sopra il mobile o sopra il tetto? Sopra il mobile o sopra il tetto? Non ci sono mobili. Come no?
Come no? Sta trollando. Ma l'altro team ha... No, no, no. C'è l'altro team che mi spara da là. L'ho distrutto, Rockten. Mannaggina, vabbè, secondo trollo, me... Siamo morti. C'era la Valkyrie da dentro, ma fu sparato l'altro team da sinistra. Sì, ma ci trolla. Minchia, ho messo il muro e se ne va comunque. Boh, io non so, mannaggina. Cioè, sono entrato lì e mi ha sparato anche l'altro team. Vabbè, si sta facendo un giro turistico per la mappa, dai. Oh, guarda che bel panorama. Quanto cazzo è scappato da uno one shot? No, è proprio scappato tanto, sì sì. Flash, velocissimo, Ma c'è il mio cazzo di muro. Ma era resistente? Per favore, non dire la parola cazzo. Cazzo. Ora. Cazzo. Che godi. Sì. Anche io, la sì. Mia ex mi scrive. Godi. Facile. Facile per G-Shadow. È una nuova abilità di Revenant. No. Sì. Sì. Ma perché non ti potevo... Se morivi un po' più vicino alla finestra ti prendevo dalla meglio finestra. Meglio così. Ma chi se ne frega. Ma, meglio così. Chi... Almeno ci hai provato, è vero. Ma chi c'ha voglia? Ma chi c'ha voglia di essere respawnato e continuare sta partita a marcia? Io. Meglio restartarla. Ragazzi, Omega è almeno a mezzanotte. A parte Mortal, non ho... Perché mai dovrei essere su Omega adesso? Omega facciamo è a mezzanotte. È a mezzanotte. Dai, facciamo sta win. Facciamo sta win e andiamo. Va bene, Pandits. Però allora ti devi impegnare, Sì, sì. Non devi avere la mentalità da perdente. Ma la mentalità da perdente ce la stai. Allora, ragazzi, se fate così, io vado intanto su Mega Strikers. Ma mi alleno. Ma più che allenarti, devi cambiare mentalità. Non ho giocato. Per questo questa mafia. Lo so, G-Shadow, ma mettetevi d'accordo tra di voi. Cioè, io non voglio entrare in queste discussioni futili bambinesche. Ok, fate una discussione da adulti. Ok, bravo. Hai esatto. Capito? Ah, ma a me non mi interessa, io ho pagato. È vero, Pandiz ha pagato, è vero. Sì, io qua, l'unico che ha pagato qua più di tutti sono io, quindi dovete solo stare zitti. E io sono il secondo. Infatti, oggi sono il primo, succate. È vero, Pandiz è il primo. Ma non è giusto, però. Non è giusto. Ecco. Beh, dai, ragazzi, potete ruotare. Cioè, non è uno. Ma che uno è uno? Ma tu non hai capito. Io ho capito che gioco io. Che uno è uno? Tu non hai capito. Quanti palleggi hai fatto, G-Shadow? Tanti, vuoi sentire? Uno. Mi sto già sentendo. Due. Ma cinque. Cosa, posso dirlo? Ma cos'è? 10. 12. Oh, ma sono fortissimo. 13, 14. Minchia, così così vado in un circo, già ci sono. 16. Ma la 18, 19. Gilberto il nano. Ma fare 666 no. Win in una stagione. Sì, è facile. Quante kill l'hai fatto? In quella stagione? 7800 tipo. Minchia. Mi ma sembra. Avevi il 90% di rate win? 45. Ma che avete colpito voi? Io li sento da me. Sì, ma che hai colpito? Nessuno. Vergognoso. Oh. Allora io farò così. One shot Horizon. E uccidilo allora. Scusami. Granata frammentazione. Granata. Loro non sanno che io so che questa io so cosa. Questo la
Loro non sanno che io so questa cosa. Loro non sanno che io ho la viola, ne ho craccato uno. Loro non sanno che il Bloody è one shot. O forse lo sanno. Ma vabbè, camperato all'angolino. Oddio, perché sembra a me però? Ma perché sembra a me quelli camperati all'angolino dietro la porta? Chiudi di tutto, Panditz, chiudi tutto. Panditz, devi richiudere, Panditz. One shot. Avevo coperto. Ma c'erano entrambe le finestre, non potevo fare molto. Vabbè, in tutto questo, la Bangalore Fred all'angolino l'ha trollata. Fred? Sì. Era Fred? E quel team era full Fred, il team di Bangalore, sì. Il team di Bangalore e Bloody. Insomma. Vabbè, però di Moza ha stompato. Però minchia dall'angolino, che palle. Mannaggina. Una gara di assist. Ma perché tanto la vinco io la gara di assist? No? Comunque stasera ci becchiamo tutte le persone forti, 30.000, 16.000, 20.000. Ma perché sta per iniziare la stagione nuova? Comunque ragazzi, in verità ne abbiamo vinte... Tre, se consideriamo la corsa alle armi. Che tristezza. Ma io la vorrei considerare la corsa alle armi. Vabbè, ma abbiamo fatto 5 game. Ma che cosa dici? Cioè, perché mi dà solo le win nei quarti posti? Perché è sempre stato così. Ma Nico, ma con chi stiamo giocando? Ma veramente? Vabbè, ma io non lo so. Cioè, questo qua secondo me è un main dubo. Sto qua main adubo. Per forza. G-Shadow. Secondo me questo main X. Minchia, main X tossico. Ma io non mai nascondo. No, Mortal. Ma non ha senso, però. Appaglinie. Cosa che c'è? Sai che c'è, se vieni tu al posto mio, poi gioco io ad Omega Strikers. Città, tu non decidi, tu non sei nessuno. No, io sono una persona, scusa. Scusa? Una persona. Lui è il vicino di casa di Kid Yugi, porta rispetto. Porta rispetto, tu non sei nessuno. G-Shadow è il vicino di casa di Kid Yugi. Sono il suo cameriere personale. Kid Yugi antidolo. Nico, ma tu dove abiti? In casa sua? Che domande fai? A Padova. Ma Nico, cosa ci fai a Padova? Minchia Padova, ragazzi. Ci abito. Cioè, cosa mamma devo mia, dire? Città migliore Nico, d'Italia. Ma è lontana l'Islanda. È molto lontana l'Islanda. Oddio. Top 3 meme che mi stanno sul cazzo. No. Beh, prima avevi il comando, Nico, mi ricordo, Sì, veramente, è faceva ridere fogliere. 5 anni fa, infatti. Cioè, 5 anni fa era più o meno divertente. Adesso, Dio santo, cioè, insomma. Potete puntare a meme migliori, ragazzi. Avok con 60 colpi. No, lo prendo dopo, per ora resto di flatline. Sto pushando. Secondo me va a finire che li lascerò one shot e morirò. Nico, però secondo me dovremmo aiutare Pan. Poi non lo so. Secondo me no. Va bene. Ma dai. Ma ragazzi, Panditz è andato a terra però. Non va bene. Non ho capito. G, ma stai trollando, no, G. Ma dov'è andato G-Shadow? Da me, però, minchia, perde tipo 20 minuti ogni volta a fare qualsiasi cosa. Ma dov'è che t'hanno noccato? Ricarico
Erano lontani. E come ti hanno knockato allora? Sparando, credo. Non lo so. Infatti, secondo me non dovevo morire. Ne ho knockato uno. Stanno sopra. Distrutta la Bangalore. Quello è fuori combattimento. Ma sul tetto? Sì. Di sotto balistico. Peso balistico. Cavoletti. Volevo colpirla io, però non l'ho vista per te. E come, perché senti il tuo avoc che fa un DJ? Ma vi siete presi anche l'Octane? L'Octane l'ho preso io, certo. Me l'avevo arrestato. Ma no, l'avessi saputo prima te l'avrei lasciato. Vabbè. Grazie. Tu sì che sono un vero teammate. Prego, prego. Ma io avrei Octane, secondo me. Boh, non lo so. Per me tu hai ucciso un altro Octane. No. Sono qua e anche qua. Uno ha preso la zipline di quelli davanti. 30 viola. 300 sopra di me. It's Pandits ne ha due. Cercati due. Però 15 flash entrambi. No, GG, no, G, trolli, per forza. Non è aggiornato per trollato Shadow? Per forza. No, ma sta trollando per forza, ce l'aveva davanti e non gli ha sparato, ce l'ha aspettato che mi fanno il killasse. Ah, qualcuno qua sta diventando tossico, Pandits, cioè, molto male. Allora, Semola che scrive: non so se hai risposto prima, hai notato un cambiamento nel matchmaking. Per una partita sta 3 minuti e poi le lobby full 3 stack. E Semola, stasera le lobby sono molto più difficili dei giorni scorsi, non... Ma perché secondo me tra poco inizia la stagione nuova e alzano sempre il matchmaking. Perché poi quando sta la stagione nuova devono fare le lobby facili per chi non gioca da tanto. E dare le lobby impossibili a noi. E il Blast hanno 73. Sì, sì, le lobby stasera sono anche molto più difficili. Non l'hai preso di Shadow. Cioè, le lobby stasera sono molto più difficili. Cioè, sono full tryhard, hanno palesemente alzato lo skill based. Ricarica scudi, granata. Sì, sì. Cioè, noi non siamo mai morti da gente con meno di 50.000 kill stasera, per dire. Perché lo alzano sempre. Quando sta la stagione nuova lo alzano sempre. Fanno sempre sta puttanata. L'Horizon 17. No, ma la fanno sempre sta puttanata. La fanno sempre. G-Clutch. Sta roba la fanno sempre. Di alzare cioè vicino alla stagione. Però sì. Vuela. Ci ho provato. Ci hai effettivamente provato, sì. Ah, G-Shadow è un po' triste, eh. Stai facendo piangere un bambino, Pandi, sei contento? Ma no. No. E lui sta facendo piangere me, che cazzo vuoi? Ma cioè, non mi stai che sto piangendo da 40 però, minuti, eh? Madonna. No, sto piangendo da 40 minuti, sto mettendo il dito nella piaga. No, non mi sto incazzando per il gioco, mi sto incazzando per lui. Ma perché? Ma che cazzo ti ha fatto? Mica perché mi gioco, sta trollando apposta. Sta trollando apposta. Ma sta trollando apposta. Ma solo su di me. Ma non lo fa apposta. Guarda che è peggio, figa. No, lo sta facendo apposta. Lo sta facendo apposta. Sì. Oh. Infatti non controbatte neanche, perché ho ragione. Non controbatte neanche perché magari è triste. Sei una testa di cazzo. No, guarda, ti godo che è triste. Stai che c'è diventato il paladino. Ma non è che sono diventato il paladino. Stai esagerando, figa. Mi ricordi Seba. Mi sta sul cazzo quando faceva così. Non piangi ancora. Mi ricordi Seba. Attenzione. È vero, figa, Seba faceva così. Attenzione. Seba non ha peli sulla lingua e ci sta, lo accetto. Però minchia, cioè, a parte che in ranked faceva così e c'aveva ragione. Però figa, in ranked è stato in pub, minchia, manco fosse la partita per vincere 100.000 euro. Basta sapere osservare. Attenzione. Mentalità da perdente, ecco perché non vinci. Difendo G-Shadow, ma che cazzo c'entra? Sei frustrato che non vinci, madonna.
No, sono frustrato che mi sta facendo morire apposta. Davanti a lui uno one shot ha lasciato che mi fanno il killasse per sparargli subito dopo. Prima mi ha tibeggato per 10 secondi prima di essarmi e non mi ha neanche... Sì, anche prima che mi ha tibeggato 10 secondi. Dai, sei zitto. Era invisibile. Madonna. Esplodi. Era invisibile. C'è gente a sto lendo sceno. E là. Che poi Nico ce lo stiamo anche cercando. Stiamo facendo sempre hotland. Lo so, vabbè, ma... Cioè, minchia, immaginati non fare hotland. No, sì, c'ha ragione. Cioè, Però winnarne una sarebbe bello. No, è vero, sì, sì, mi piacerebbe. Bella, Nick. Cioè, però, figa, se non fai hotland, fai prima ad andare a giocare a... Cookie Mama. Omega Striker, sì. E prima ad andare a giocare ad Omega Strikers, se non hotland su Apex, quindi... Mi hanno tipo distrutto. Ma non è vero, cioè hai tutta la vita ancora. 10% di batteria, orca merda. Arrivo da te, Pandits. Che la situa non mi piace. Ma perché avevo molta gente attorno. Però io non li ho fanno anche il lot. Ah, ok. Guarda, no. Tant'è che l'hanno queste 59.000 kill. 70.000. E l'altro prende top 600, sì, sì. No, assurdo. Non ti piace, eh? No, situazione molto brutta. No, allora, più che altro ci sta, però il problema di Apex è che il matchmaking lo cambiano da un giorno all'altro senza dire un cazzo. Perché evita l'hotland, no. Perché più che altro se uno sa che il livello della gente in lobby è questa, figa, si mette a giocare di conseguenza. Il fatto che... Oh, fanculo. Cioè, figa, vai un po' più... Che cazzo vuoi fare contro questi? Ma è figa, cioè, non farti beccare in third party con il compagno splittato e morto dall'altra parte dell'end, per esempio. Visto che ma questi sì, erano pushati in tre. Sono discorsi inutili, perché tanto... No. Ma non è vero, ma che cazzo vuol dire? Ah, ok. No. Tanto tranquillo, adesso uso Mire, già vinniamo, almeno andiamo su Omega. Va bene. Però mi si è scaricato il pad. Veramente. No. Mettilo sopra G-Shadow. Però vabbè, pensa che il gioco diventa brutto per noi, ma diventa molto più bello per molta gente. Cioè, purtroppo, questa cosa qua di alzare l'SBMM quando escono le stagioni nuove lo fanno per rendere il gioco più pulito per i giocatori nuovi o che tornano. Perché i tryharder li mette tutti insieme e gli altri si trovano le lobby pulite. Quindi rovinano il gioco a noi, ma molta gente se lo trova migliorato. Però lo fanno sempre, tipo al lancio di ogni stagione è sempre stato così. Cioè il lancio di ogni stagione è sempre stato molto più difficile. O di ogni stagione no, tipo questa stagione non si è notato. Però di solito ma quando dove la lanciano? E la lanciano fuori dalla finestra. Solitamente quando lanciano la stagione fuori dalla finestra, tipo la settimana prima e quella dopo, le lobby sono molto più difficili mediamente. Oh, finalmente un avversario 1. Degno, finalmente. Un Pathfinder livello 1. Ah, finalmente. Era proprio ora. Finalmente. Ma questo secondo me è merito di Mirage, eh? Sì. Ma ora posso fare 20 bombe anche su Mirage. Easy. Vabbè, vai. Cioè, io direi che sarebbe anche ora, eh. Guarda che bella Bug. Che bella la skin di Bug. No, io direi che sarebbe anche ora, cavolo, che dopo un po' di partite ci dia... Cioè, vorremmo vincere. Sarebbe divertente. E da me, Valk. Te la fai. È una P20-20, Giomba. Bravo. Ce l'ho fatta. Bravo. Allora io mi vado a prendere l'arma dorata. No, non è il pat. Non è il pat livello 1, no. 45 flash. Beh, no. Pensate che storia. Da me. Dove è qua. No, è stato veramente tossico però. Sì, è vero. Parecchio. Non puoi, Idan, sì. Non puoi dire mai nella vita che non esiste l'SBMM in pub, perché basta che prendi il mio account,
starti una pub e vedi chi trovi contro, e poi prendi un account di livello 20 con 0-2 di KD e vedi quali sono gli avversari. L'SBMM su Apex è esistito sempre, dalla stagione 3 in poi è sempre esistito. Diciamo cioè, che a volte basta vedere, cioè se vuoi basta vedere, c'ho l'account mio, basta che loggo da uno degli altri account con la play, per dire loggo dall'account di Dracore e ti faccio vedere le lobby che trovo dall'account suo. Le lobby sono palesemente diversificate a seconda delle statistiche, è sempre stato così. Ma perché con 1.05 di KD i Master Pred te li becchi ogni tanto, magari non sempre, ma qualcuno te lo trovi. È anche normale, perché se prendi Master Pred con 3 più di KD non è che ce n'è abbastanza per fare tutte lobby full da 60 persone. Quindi giocatori più nella media li fai ruotare all'interno di quelle lobby, è abbastanza normale. Cioè non puoi fare una lobby con solo Master Pred, non... cioè è impossibile perché non c'è abbastanza gente. Godo. E quindi diciamo che in quelle lobby va a rotazione. Però one shot la Horizon da me. 132 bianco. 132 bianco l'ho fatto. E hanno la lifeline a terra qua. One shot anche il Caustic. Raga, ne ho lasciati one shot 2, mi serve aiuto. Ok. Ma questo era un solo. Ah, sta restando. Lo so, ma non... qua l'ultimo. Ottimo. Madonna. Sì. Non c'era molta gente. No, ne aveva restato uno solo. Cioè, sì. Cioè, aveva restato la lifeline e la lifeline stava restando il secondo. Sì. Io non potevo pushare perché avevo fatto la batteria, avevo due di vita e c'era la roba di Caustic. Quindi era... A me finché G-Shadow non mi lascia morire, apposta a me va bene. Ah. Ma dove sono gli altri invece? Gli altri che? E poi per dire, prendi per dire il KD di Morta, l'1.78, lui magari dice non è alto. Invece 1.78 di KD sei nel top 1% dei giocatori, probabilmente anche di meno. Cioè, già con 1.78 di KD sei figa nella top 0.5% dei giocatori di Apex. Cioè, il KD medio è 1. Anzi, è pure meno di 1 il KD medio. Perché su Apex ci sono più morti che kill, perché puoi prendere morti che non dipendono... Cioè, puoi prendere delle morti che non corrispondono a una kill, perché puoi morire da anello, puoi morire cadendo nel vuoto. Quindi il KD medio di Apex è più basso di 1. Quindi con 1.78... è Immortal, fidati. Con 1.78 di KD sei almeno nel top 1%, ma pure molto di meno, secondo me. Cioè, tipo nel top 0.5% dei giocatori, con 1.78. Cioè, conta che il KD medio è meno di 1 e la gente sta lì. Cioè, di media sta lì. Allora io sono un pro player. Tu sei un pro player, praticamente, sì. Pensate a... Il KD medio su Apex sarà tipo 0.90, ma anche di meno. 0.90, 0.95. Perché appunto... Anche perché la maggior parte dei player ci giocano una volta a settimana nel chill, però hanno sbagliato completamente il gioco. Perché è un gioco di merda. Sì, potevano scegliere un gioco più divertente. Tipo Mega Strikers. Esatto. Decisamente. Mega Strikers. Ma ieri lo stavi tossicando, giochino di merda, che ci sciocco tutto gioco un coglione. Appunto. Mi ricordo molto bene quelle parole. Sì, sei tu un coglione. Coglione. Chi lo dice lo ha 100 volte più di me. Io te l'ho detto, io ti aspetto, ti aspetto. Ti aspetto. Ma tu mi ari, mi fai il culo, io ho paura. Ma guarda, lascia stare che sono a dieta, minchia, poi divento grosso, porca puttana, ti vengo a prendere a pugni. Ma io lo spero, panda. Minchia, 1v1 a Padova. Guarda che spiaggia in palestrato. Beh, insomma. Beh, vabbè, intanto sta andando in palestra. E andare in palestra non ti rende un palestrato. Ok. Sì. No. Andare in palestra non mi rende un palestrato, però... Andare in palestra non fa di te se un palestrato. Se mi trovo una volta, no. Cosa? Sì. Comunque. Sì. Però, sì. Nico, l'unico 1v1 che bisogna fare sono con le palle di riso. Concordo, avete sempre paura. Quando è che sushi? Non lo so, io le palle.
Io le palle di riso le propongo sempre, ma figa, voi non accettate. Avete paura. Siete spaventati dalla mia potenza con le palle di riso. Che devo fare? Sono forti questi, occhio, eh. È one shot. Vabbè, quittate allora. Oh. Quittiamo, raga, come dice Stegec. Quittiamo, questi sono tryhard. Era l'ultimo? C'è. Ah. Vabbè, sono morti i team tryharder, così. Va bene. Cioè, più che altro tryharder perché ho visto un botto di casse della morte, tutte belle. Si fa cioè... per dire, tryharder. Vabbè, insomma, dai. Oh, 30-30 al 42. Grande, Sì. Ma tu? No. Sì, lui. Come no? No, è il Bloody. Ma neanche andare in palestra per 3 anni ti rende un palestrato. Che vuol dire? Cioè, se vai in palestra a non fare nulla. Palestrato è chi... cioè... che ha i muscoli ed è bello. Davidotti. No, non c'entra. Ma allora, sinceramente... no, no. Quello che magari va a fare le competizioni. Io ti dico, cioè, io non reputo palestrato neanche Davidotti, sinceramente. Che vai a fare le cioè, per te stai che c'è Davidotti è un palestrato? No. Anche per me non lo è. Per te, Pandiz? Per te, Pandiz? Per Gesciado, no? Dipende dai punti di vista. Ok, quindi fai un mezzo voto? Fai un mezzo voto per te, quindi? Quindi su 4 persone, Davidotti ha mezzo voto come palestrato e 3,5 voti come non palestrato. Peccato. Ma lasciami spiegare il perché. Perché secondo me la persona palestrata è quella che poi va a fare le competizioni. Cioè, ma non è vero. Bodybuilder. Ma no, non c'entra un cazzo. Fisicato, non c'entra niente. Fisicato. Scusa, uno che va in palestra e fa palestra è un palestrato. Non è che devi per forza fare competizione. Appunto, cioè, cosa stai dicendo? Secondo me, Stacca c'è fisicato. No, io sono fisicato. Ma che cazzo vuoi, figa? Che c'è la pancetta da figa glutammato di sodio. Porco due, tu. E la. Oh, accuse pesanti, eh. Gravi. Pancettina, tu hai ancora il sushi che ti sta di traverso? Ecco perché ce l'hai con me. Perché tu non l'hai pagato. Sai che facciamo una gara di mangiata di sushi. E bello, sai qual è la cosa più bella, Nico? Che era pure freddo il sushi. Oh. Godo. No, vabbè, la bella burla. Sniper. È freddo. È crudo, era crudo. Che schifo, immagina mangiarsi il sushi crudo. Classica battuta da boomer. Sono freddo. Stanno andando i boomer? Sì. Quanti anni hai, Bandits? 98. Allora devi stare cazzo zitto che sei più vecchio di me. 98. One shot in Revenant. Un compare di Guido, Nico. Perfetto. Ma no, lui ha 98 anni. One shot la lifeline, one shot in Revenant. One shot lifeline e one shot Revenant, raga. Se volete. Se volete. No, sì, fatta lifeline. Svoppa G. Ma dove va? Qua, si arrampicava. Ma no, è in lobby, che cazzo dici? Adesso è in lobby, sì. Uela. Ma c'è andato adesso però, non prima. Grazie Sarubo per la resub. Vi manca Sarubo, ragazzi, nelle lobby private? Camperato no. Con Rampart e Sheila. A me mancano le lobby private. Sì. Anche a te, vero, Nico? Ma Rampart è l'arma di Sheila. Sì. Il fralaggante. Ma il 30-30 è di Mastiff. No. Ma io sento Pandizio laggare. È vero, figa. Coglione. Anche io, cioè... Anche io. Stegec, cosa ne pensi di Alezura che ha installato e ha iniziato a giocare ad Omega Strikers? Che grande. Secondo me è più forte di te. Cosa? Vuole fare un ruolo? No, va bene. Oh, guarda che brava, eh. E gioca da MK. Ma dove gioca in porta? Certo, anche io gioco da MK. Vabbè, ma lei non ha le assist, dai, non vale. Ma anch'io gioco da MK. Sei serio? Sì. Oggi ho giocato da MK tutto il pomeriggio. Ho giocato da MK tutto il pomeriggio. E ho giocato meglio che da pad. Infatti mi dispiacerà giocare da pad stasera, perché giocavo veramente bene da MK. Perché non ci sono le lobby insieme, no? Sì, ma non avrei l'audio di gioco. Dovremmo stare su Discord. Ti busherò. Raga, one shot in locked in, se volete. Raga, one shot locked in dentro, vi prego. Vi prego, mi conferma.
Oh, Rango! Oh, no, no. Se ci fosse stato Stegac. No, secondo me non ci saresti stato neanche tu. No, non è vero. Cavolo. Ne avevo due. Ah, vabbè, era l'ultimo team, godo. È che ma ne avevo. Team. Ne avevo due entrambi io. Cioè, capito. Te l'ho detto, Nico, fammi usare Mage, quindi. È vero, è vero, è vero. Però, cavolo, Rosico che mi son preso la morte, capito? Che aveva proprio uno di vita, cavoletti. E finalmente la terza win dopo cioè, tre veramente ore. Aveva uno di vita. Gli ho fatto tipo 90 flash. Cioè, aveva veramente uno. Però, vabbè. Che poi, Nico, non abbiamo iniziato a giocare alle 9, perché hai guardato pure il trailer. È vero, ho guardato il trailer, abbiamo fatto una corsa alle armi. È vero. È vero, è vero. Direi alle 10 meno un quarto, più o meno. Oddio ragazzi, andiamo su Omega Strikers, incredibile. Poi la gente dice, ma Omega è brutto, non piace a nessuno, figa. No, allora, cioè, c'è più gente che mi rompe per andare su Omega Strikers adesso che sono su Apex rispetto alla gente che mi rompeva per andare su Apex quando streamavo Genshin Impact. E questo la dice lunga. Ragazzi, se volete trovare altri giochi fighi, chiedete a Pandits. Chiedete a Pandits, che è il creatore di Omega Strikers, sì. Omega Strikers deve la metà della sua community a Pandits, perché letteralmente lo giochiamo solo noi. Cazzo, oggi pomeriggio stavo giocando. Ma cazzo dici, oggi pomeriggio stavo giocando, mi sono trovato prima contro Leo, mio Dio. Poi mi sono trovato in team Leo, mio Dio. Poi mi sono trovato in team Brady. Poi mi sono ritrovato in team Leo, mio Dio. Cioè, giochiamo in quattro a sto gioco.